Salve! Ah, ma siamo on the line? Sì, su YouTube, siamo penso. On the line. Ciao mamma! Ciao. Allora, buon pomeriggio a tutti ragazzoli! Ah, è passato, ringrazio, prima è passato David Dark. David Dark. Ci ha portato due caffè e vabbè, tu un cherry e quindi... Te ne sei presi due? No, me ne sono preso uno e l'altro purtroppo è andato buttato. È andato perso. Grazie, però... mi dico. Grazie David Dark, grazie, grazie, grazie. Che ogni tanto ci passi a salutare. Ciao Bimba, ciao Alessio, ciao Luca, ciao Walter, ciao 7X, ciao Andrea. Salve ragazzi. Oggi ho visto l'evento di un Ryzen Assembla Fab. Sì, Virgo. Ma che sei matto? Ma, settimana prossima c'ho la fiera, ho cominciato a non fare niente da 15 giorni fa. Se no sei scagli, sei stanco. Ciao Claudio, ciao ragazzi. Sì, ma oggi è la prima volta che montiamo un Ryzen live. No, perché è un evento. L'abbiamo già fatto altre volte. No, vedi? Ma PCMD 7000 mi sa che si contano sulle dita delle mani per questo negozio, mi sì, sa. Esatto. Mi sa proprio di sì. Non è il primo, ma è uno dei primi. Sarà allora, il secondo. Vi dico qualcosa su questa config. Questo in realtà è un PC che è nato... su richiesta del cliente è nato come un PC tra virgolette normale, poi però è stato chiesto l'inserimento del torque, questo perché spesso si associa al torque, se c'è il torque deve essere 40-90, non è questo il caso, però il ragazzo in questione diciamo gli piaceva il torque, ci ha chiesto anche di carrozzarlo con delle ventole, tra l'altro vedremo le nuove ventole Fusion di Antec. È vero, queste ventole qui sono delle ventole nuove di Antec, le Fusion che metteremo nel frontale del case, che poi praticamente sono uguali a quelle che ci danno col Vortex. No, la scheda video è una 3060 3060 Ti, sì. Perché e... prendere polvere c'è la 7.9, se la volete, sta sempre là. Ho acquistato un Legion 5 Pro, dai. No. Hai comprato una cosa... Allora, aspetta, per quello che ti danno il prezzo è buono. Per il discorso di compatibilità futura, espandibilità o metterci le mani in caso di problemi una volta che è finita la garanzia, no. Quindi sì, hai fatto bene in un verso e male nell'altro, ma comunque sia ci sta. Però come prezzo è un ottimo acquisto, perché con 1000 euro ad oggi ci compri veramente a malapena la 3070 con una scheda madre. È finito, ho già fatto 1000. Vabbè, se fosse il cellulare 14.30 il venerdì, quale sarebbe il garanzia? Allora, ti posso parlare per me. Ti darò una risposta che non ti aspetti. Noi abbiamo dei turni dove in realtà a metà settimana sia io che Stefano abbiamo un giorno di riposo. Il nostro livello di carica il venerdì è ampiamente variabile in base a quanto il giorno è stato di riposo. Tipo, ieri sono stato in autostrada 12 ore, oggi è peggio di un lunedì per me. Però è venerdì, ma questo è un caso. Normalmente se tu giovedì non fai niente, io venerdì... bello carico a palla. Allora diciamo che io arrivo al venerdì con circa il 50-60% di carica, perché ricarico un po' il mercoledì, giovedì mi riscarico un po', facciamo quindi un esempio, va sempre sul 30. Allora, sta così. Per fare un parallelismo con la Formula 1, diciamo che il mercoledì e lui il giovedì andiamo in recovery, quindi comunque andiamo a cercare di recuperare, spesso riusciamo a mettere la modalità recovery dell'ERS, quindi la batteria che ci dà la spinta in più al 100%, ma non è mai così, spesso oscilla tra il 40 e il 70% in base al mio giorno libero e il suo giorno libero, quindi quando arriva il venerdì dipende quanto bisogna spingere, se rimetti, cioè ti è avanzato il 50-55-60%, però più o meno comunque non è che ci arriviamo distrutti, perché non è che facciamo un lavoro da lunedì al venerdì 8-17 bam bam bam, e quindi arriva il venerdì che è proprio fine settimana. Per noi in realtà ci sono un po' come le montagne russe. Le chiavette wifi in realtà con il termine PC gaming cozzano un pochettino, Luca, però se è l'unica soluzione sicuramente sì. Naturalmente schede, chiavette wifi recenti che lavorano magari sulla linea anche 5 GHz vanno meglio, perché raggiungono velocità trasferimento dati più elevate. Dipende anche se dovete assemblare 30 PC o no, anche questo è vero. Il Merovingio, chi? A ste devi rimborsare un paio di giorni di sonno dopo ogni live. Che poi c'è sta Rio. Chi? Ma basta pure adesso, perché Aquila ha detto: domenica devi ricaricare soprattutto se Fabio va a pesca. No. Sono 6 domeniche di fila che piove e c'è vento, io sono libero. Domenica c'è il cazzo di compleanno di Fiorentina ed Enrico. Il mare è una tavola e io non ci posso andare. Questa cosa mi innervosisce. Dovevamo fare compleanno in barca. Tipo quelli ricchi proprio, però sul gommone tutti.
Allora, buon pomeriggio, appena iscritto. Pialato, grazie, computer nostalgia. 2 centimetri che vai là e me fai, peschi e poi fai pure pranzo in acqua. Perfetto. Mamma mia. Non lo i processori sì, sono arrivati, stanno tutti là dietro. Sì, su quella zatta la c'entri in due. Lo so, ma basta che andiamo io e mia moglie, non mi servono altro. Io l'ho detto che era un bel weekend martedì. È vero, l'ha detto Acio. L'ha detto. Potevo andare anche domani, pensa. Domani c'ho una mappa. Che vuoi fa? Quindi vabbè, per quanto riguarda questa configurazione, per tutti quelli che si sono connessi dopo, quando vedrete il torque, non mi cominciate a fare la morale sul discorso, certo, a messer torque potete mettere la 4090. Ci sta una 3060 Ti. In realtà ha puntato molto sul processore, che è un 7900X. In questo caso, il processore comunque sia Ryzen AM5 come socket, quindi sulla X670P Wi-Fi. E poi ci saranno 32 GB di RAM DDR5 a 7200 MHz, qua ne legge, SN850 Western Digital Black da 1 tera come SSD. E l'alimentatore sarà il nuovo Neo Eco dell'Antec, quello da 750 watt, modular, 80 plus gold. Cioè, io ho la percezione che questo alimentatore, sì, avendo alzato il tiro, quindi andare a sostituire i vecchi AG, sia comunque molto vicino all'HCG. Sì, infatti vedo quasi che l'HCG c'ha bisogno di un... Ma anche il prezzo è molto... Anche il prezzo si è alzato, perché questo alla fine ormai è diventato un full modular 80 plus gold, quindi di fatto è uguale. Cioè, sì, anche una piattaforma più nuova. Anche una piattaforma più nuova, 7 anni di garanzia, insomma... Sì, alla fine della scheda video sicuramente farà upgrade in futuro, Ludo. Sicuramente, sicuramente. Il sogno è pescare, avere la griglia sulla barca e mangiare direttamente. È vero, è vero, è vero. Ciao Giorgio, uè, grande div. Beh, alla fine posso sempre... Sì, sì. Allora, su Ryzen 5 di te sopra i 6G, controproducente. È vero, controproducente, però, raga, cioè, bisogna pure tenere in considerazione, Black, il fatto che comunque sia... Io devo avere la possibilità con un BIOS aggiornato di mettere un 7900X con delle RAM DDR5 che offre il mercato a una frequenza X, ma questa cosa avveniva anche sulle vecchie DDR4 e all'inizio i Ryzen 5000 avevano problemi su magari le 3006, non ci andavano, prendeva 3005. Allora, sarete sabato 1 sarete a Romix? Sì, saremo a Romix nella prossima settimana a partire dal giovedì alla domenica. Mercoledì inizierà l'allestimento, poi non saremo presenti tutti e due come al solito. Quello sì, quello è il case, esatto. E non saremo presenti entrambi a Romix allo stand perché come al solito ci dividiamo tra il negozio e la fiera, naturalmente. Io starò al negozio a fare comunque i 30 PC che abbiamo, 28 PC che dobbiamo consegnare, quella pila di processori che vedete lì dietro mancavano nel mucchio di case che stanno bucciati qui per terra, mo quando toglieremo sto cartone enorme li vedrete. E, in chat c'è le squilla, è vero, come ma gli alimentatori sono cari per i PC fissi, ma in realtà non sono cari gli alimentatori per i PC fissi, Luca. Gli alimentatori costano più o meno sempre uguali e la certificazione, la qualità, il fatto di andare al di pari passo con le tecnologie, prendi, ormai ci sono alimentatori in commercio Gen 5 per il discorso delle schede grafiche, quindi con dei cavi fatti apposta per le nuove schede grafiche serie 4000, la qualità degli alimentatori che comunque sia, secondo me, è la cosa che è rimasta con il prezzo più umano in un mondo, a parte i dispositivi di archiviazione quali SSD, che comunque è normale, più la tecnologia va avanti più questi qua diventano una normalità e quindi più il prezzo scende, però sono rimasti uguali, però fanno un lavoro importante, discorso comunque sia di alimentare tutta questa po' di roba, quindi comunque dal valore spesso smisurato. Discorso dei condensatori, dissipazioni, silenziosità della ventola, un discorso di PVM della ventola che si regola in base al carico, ma tante cose all'alimentatore che poi, beh, qui ti servirebbe sostanzialmente un perito elettrotecnico per spiegarti poi bene 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 come è concepito un discorso nell'alimentatore, però secondo me è rimasto, per il lavoro che fa, a un prezzo decisamente umano. Perché, ma bravo Andrea, ma questi qua, i Neo Eco, comunque tanti brand tra Antec, Corsair e vabbè tanti altri,
si fanno fare comunque è su base Seasonic, anche gli Asus, la linea Strix, quindi i ROG, Thor, Loki, sono sempre su base Seasonic. E sono rimasti con prezzo umano, perché un alimentatore del genere che costa 100 euro, 150 euro, un ottimo alimentatore 200 euro, può arrivare anche a 350 per carità, però rimane una cosa normale, insomma. Secondo me Stefano vende di più di Fabio in fiera, ma non in fiera, guarda, ti dico, Acia, non è un discorso che vendi di più, perché non è che stai al mercato e cominci a fare "Yamma bella, yamma, che se vendi io, quando Guarda, in la prendo?" fiera ti posso dire una cosa, il venditore non fa la differenza, perché in fiera la vendita si fa prima, cioè molto è prezzo, cartellino, è uno su 100 che ti fa delle domande. Sì. Generalmente la persona in fiera viene e ti fa quello. Se ha deciso di Sì. comprare, lo compra, lì è una questione di prezzo, calcolando che la marginalità che uno può avere di contrattazione al banco è la stessa. Non c'è una reale differenza, Allora, la secondo fiera me. di Cioè, per la fiera sé. per vendere o no, sai che cos'è? È un discorso di come sta allestito lo stand, quali prodotti sono stati portati e a che prezzo. È quello che ti fa vendere o non ti fa Sì, vendere. perché la mentalità da fiera di chi va in fiera naturalmente è di trovare le cose tipo in occasione, tipo o la compro oggi che ci sono venuto da non so dove, da casa, o mai più. Effettivamente da una parte è così, perché se tu vai in fiera e trovi un dissipatore a liquido, come in questo caso noi come al solito rappresentiamo il brand Hitech in fiera con il nostro stand, se vieni e vuoi comprare un case o un dissipatore a liquido o una tastiera o un qualsiasi cosa comunque riguardante quel brand, la trovi effettivamente a un prezzo più vantaggioso. Quindi la mentalità da fiera del cliente che viene, Grande Gabri, grazie grazie. Gabri, grazie Pasterello, proprio lui. La mentalità da fiera è il ragazzetto, specialmente che viene in fiera con quei 20-30 euro nel portafogli. È proprio entrare per comprare qualcosa. È come andare al mercato: se ci vai, qualcosa lo compri. Quindi, se tu hai il giusto prodotto, certo, puoi presentarlo nella miglior maniera possibile, carino, acceso, dipende quanto Ad a un prezzo inferiore a quello di Amazon, perché quello che ho notato io te. andando tutti gli anni è che c'è sempre più gente col cellulare in Sì, mano che mano. ormai vedi, ok, vedi il prezzo 99 sbarrato 69. Io Vanno su vado a vedere su Amazon? Amazon, deve stare almeno 80 su Amazon, se no non lo Sì, vendi, eh. deve esserci il guadagno pure su Amazon, perché spesso hanno paura, giustamente, come nei saldi degli abbigliamenti, che questo prodotto, che ne so, sta maglietta costava 110, barrata 50, poi non è vero, perché poi ci vai prima, nel giorno, prima il giorno dopo che sono finiti i saldi, sempre a 50 stava. Il 110, è come poi quando fanno il Black Friday su Amazon. Ti alzano il prezzo e fate vedere che lo sconto è maggiore, ma in realtà non era I così. prodotti veri in sconto in realtà sono pochi. Invece in fiera diciamo Grande che Alessandro. almeno io posso parlare per noi. Noi andando con Hitech, effettivamente Fa un bello sconto. vi preannuncio che noi per andare in fiera con Hitech compriamo dai 25 ai 30 mila euro di merce a botta. Quindi è normale che con quelle quantità il prezzo non viene scontato di 1-2 euro, viene scontato parecchio. Proprio perché c'è il discorso di fare fuori tanta merce in breve tempo e quindi in fiera è una cosa che... Devo dire anche contrariamente al resto, cioè negli anni comunque il fatturato in fiera è andato sempre a crescere e anche il numero di accessi. Questa è una cosa, la fiera è vista un po' come una cosa vecchio stile. Io stesso la vedo come una cosa vecchio stile, però non ti so spiegare il perché. Nonostante ci sia internet, nonostante ci esista Amazon, nonostante puoi avere tutto quando vuoi, comunque in fiera si continua a vendere. Cioè, Secondo te poi perché? perché alla fine c'è un ricambio generazionale, quindi i ragazzetti che ci andavano, fai conto nel 2015, ragazzi di 12 anni, che adesso magari ce l'hanno tipo 18, magari in fiera non ci vanno, ci vanno un giorno solo e magari non spendono. Però gli stessi bambini dei 5 anni, che adesso ce l'hanno tipo 12-13 e cominciano ad essere un po' autonomi perché hanno la paghetta e hanno la cosa e si stanno avvicinando parecchi intorno a quell'età al mondo del computer. Vogliono acquistare un qualcosa. Poi c'è chi acquista il Funko Pop, chi acquista le action figures, chi acquista un oggetto inerente a qualche anime, ma c'è anche chi acquista un mouse perché vuole il mouse figo. È come se lì ti è concesso. Anche il genitore se ti accompagna in Diciamo fiera è che più qualcosa deve propenso. comprare. Sì. Invece sai un'altra motivazione secondo me qual è? Che è scontata ma non lo è. È il fatto che io vedo il prodotto. Perché comunque oggi Anche. tu vai nei negozi, vai online, tu de facto il prodotto acceso, funzionante, non lo vedi e non lo puoi provare. In fiera, quando c'hai tutto apparecchiato, il fatto stesso che la cuffia la prendi, te la metti e la puoi anche ascoltare, o comunque già che te la puoi mettere in testa e senti se effettivamente pesa o non pesa, e comunque lì può fare la Sì, differenza. questo è vero, questo è vero. In negozio un po' meno, a parte i grandi centri, diciamo, Poi, MediaWorld e raga, quant'altro. esistono delle cose senza precedenti. Io vi dico, negli anni
le cose cambiano con una velocità pazzesca. Noi abbiamo sempre venduto 3, 4, 5, 6, 8 poltrone i primi anni. L'anno scorso penso avremmo venduto qualcosa come 40 poltrone. È vero che c'avevamo una promo forte, che ci abbiamo pure quest'anno, peraltro, a 99 euro. Però sono poltrone che se voi venite in negozio a 115 la Sì, comprate, è no? vero. Lì 99, lì poi c'è sta discorso, me la incollo dalla fiera, cioè te la devo pagare, poi quando vado via me la devo prendere, me la devo bombardare, dobbiamo stare in due, cioè sti 15 euro la valgono sta scomodità infinita? Te direi no. Eppure l'anno scorso noi abbiamo fatto sì che 40 poltrone, Sono sono tante, sono tante, proprio tante. tante. Ma cioè, questo discorso appunto della fiera è sempre lì che dici, sei più propenso a spenderci sopra. Poi c'è anche da dire che i prodotti, mantenendo un prezzo comunque competitivo, tipo prendiamo, facciamo l'esempio di un mouse a 10 euro, basta guardare già 5-6 anni fa, un mouse a 10 euro, sì, c'era qualche lucetta, ma non era così carino. Quindi c'è anche lì, e anche il migliorare la qualità stessa del prodotto base è diventata migliore. Quindi ad oggi con un kit, non so, tastiera e mouse a 25 euro, tu ti porti a casa una cosa buonina, naturalmente. E se normalmente poi la trovi, vai a vedere su Amazon, vedi il negozio e costa magari 42, 43, dici, vabbè, però la sto a pagare 25, tanto lo devo fare adesso. Se fa, non lo so, cioè, penso che sia questo il Ma perché, il cioè, sai, motivo. quello, poi quando tu tanti anni fai una fiera, succede che noi negli anni, noi siamo partiti noi con due ragazze che danno i volantini, poi portata una solo orsa, poi una tutta la cosa, poi siamo diventati una solo orsa da domenica, ma non ci abbiamo manco più questa cosa, non c'è più. Perché siamo arrivati al punto che gli ultimi anni, vi parlo già dei 4-5 anni fa, quando si andava a dare il volantino, la risposta era: ho fatto PC da voi, no, vi conosco già, no, vengo tutti gli anni. Cioè, alla fine, ormai, quando la fai sempre, la stessa fiera, non ti dico che le persone che vanno siano sempre le stesse, però un buon 30-40% ce l'ho tutti gli anni. Quindi tu ti rivolgi al resto, e il resto non so tantissimi, quello è il discorso. Allora, domanda seria, come mai il resto dei marchi che trattate non vi supportano per le fiere eccetto Perché Hitech? c'è lato brand in generale, questo parlo non solo per i brand che trattiamo noi. C'è un'inversione di tendenza per quanto riguarda la spesa dei fondi marketing, perché per abbattere il prezzo di questo alimentatore in fiera, per abbatterlo, spesso si va sotto costo. Quindi lì è proprio una cosa promozionale del brand che dice: ok, faccio girare un po' di prodotti per far conoscere di più il marchio. Questo meccanismo negli anni purtroppo si è andato a perdere. Hitech lo continua a fare perché produce direttamente quello che vende, di conseguenza noi non andiamo a trattare col distributore, ma trattiamo col marchio, saltando un passaggio. Alla fine noi ci togliamo un po' di margine, loro si tolgono un po' di margine e alla fine esce fuori un prezzo aggressivo. E conviene, sapendo ormai che abbiamo una storicità basata sul fatto che più o meno la quantità di merce che si vende in fiera è quella, loro sanno che ci rimettono una parte dei soldi, ma la vedono come un investimento marketing. Poi c'è da dire anche che gli spazi in fiera costano molto E negli anni sono aumentati, non sono scesi. e negli anni sono aumentati, quindi la fiera viene venduta proprio all'ottice, tipo al metro quadro, insomma, e I costicchia. prezzi tanto sono pubblici, ve lo posso dire. Uno stand 6x3 a Romix, quindi uno stand piccolo, quello 6 che metri per prendiamo di 3, immaginate un solito, gazebo costa rettangolare. 3.700-3.800 euro circa. Più io. No, no, io vado. Io inclusa. Quindi quasi 4.000 euro. Normalmente i marchi prima avevano un po' più di fondi marketing. Voi immaginate che la maggior parte dei marchi in questione, di tutti i brand che vengono trattati, hanno sede comunque sia non in Italia naturalmente, ma neanche in Europa. La maggior parte dei marchi hanno sede tipo a Taiwan, quindi hanno un quartier No, generale. tutta la fiera, Virgo. No, non al giorno. Hanno un quartier generale che loro non guardano molto alla vicinanza con le persone, diciamo, vivono un po' distaccati da questa realtà. Loro richiedono dei report costanti e continui dai vari paesi in cui loro esportano i loro prodotti. In base a questo, se c'è per dire un ufficio, ora faccio un esempio, non so, un marchio, c'ha l'ufficio in Italia, ok? Ciao. Vai, vai, no, continua, Ah, continua. ok, ha un ufficio in Italia, loro vedono il reportino e fa: allora qua dobbiamo fare questa cotta. E quindi tagliano sostanzialmente i fondi, non gli danno fondi marketing. I brand poi vanno in difficoltà sia per sponsorizzare il prodotto, quindi dice: Comunque guarda, siamo live con Stefano e le sue disquisizioni allora, va, sui vi fondi aspetto in live, marketing. fondi marketing. E è per questo che spesso
quando dobbiamo fare magari una build per, che ne so, un influencer, un youtuber, così come che no, i marchi ti dicono: non abbiamo il fondo marketing per poterti regalare questo alimentatore, questo case, questo oggetto, perché non hanno tutto questo fondo. Naturalmente, quei fondi sono anche gli stessi che loro possono investire per pagare uno spazio a una fiera. Poi è cambiata un po' la tendenza. Alcuni marchi magari preferiscono investire su dei TikToker, influencer e quant'altro, fanno girare i prodotti, gli pagano, invece non vanno più in presenza sui vari stand. Però è una politica aziendale, insomma. Stai, mi dato poco, poco. Esatto, Alessà. Allora, Peppe, devo cambiare alimentatore? No, Lamirone. Allora, il discorso del coil wine che tu noti dalla tua 3070, allora parti dal presupposto che il coil wine è il passaggio di tensione di alimentazione, quindi di corrente, detta proprio in parole spicce, all'interno del componente. Il coil wine è più udibile o meno udibile, ma di fatto è una cosa normale, specialmente quando tu apri un gioco e senti che la scheda attacca, perché in quel momento la scheda gli stanno passando attraverso dai 300 ai 400 watt, e quindi si può sentire questo ronzio. Allora, se il ronzio è veramente eccessivo, è passabile, se sei pignolo e ti incastri con, poi dipende dove hai acquistato il prodotto, è passabile in garanzia, ma non ti aspettare che prendi lo stesso prodotto nuovo che non lo faccia. Quello è un poi ci sono dei brand che sono un po' più propensi, ma non è detto che poi. È così per quando avvii un gioco. Diciamo, non ti ci incastrare troppo, specialmente se la scheda sta all'interno di un PC che è chiuso, quindi ci sono rumori delle ventole e quant'altro, e senti anche questo. Non ti preoccupare, è una cosa normalissima. Ti ho detto, se lo senti in una maniera esagerata, cioè che lo senti anche dall'altra stanza, senti. Ok, è passabile in garanzia, è passabile come difetto. Però se cambi l'alimentatore non risolvi la questione. Quindi te lo dico Anche perché. perché spesso, ve lo dico, su alcuni prodotti è una È una caratteristica. caratteristica. Caratteristica non nel senso che ve la incartano, caratteristica nel senso che se anche riuscite a farvelo cambiare con uno Lo uguale, fa vi fa uguale. uguale. Lo può fare magari un pelo di meno all'inizio, O però dopo anche un lo fa pelo di uguale. più. È normale dopo 4 mesi. Ma in realtà non c'è un tempo. Guarda, ti racconto sta cosa. Tempo fa, prima che cambiassi la componentistica del mio PC, io venivo da una Z390 Ace di MSI. Presi la Z490 Ace, Z490 afflitta dal coil wine, scheda madre afflitta dal coil wine. Ok, all'inizio pensavo, quando l'ho montata qui sul tavolo, che lo sentivo molto, ho detto, ma forse proviamo il processore, non è, proviamo un'altra scheda madre, non è. Alla fine è andata così, ho testato tre schede madri con due processori diversi, facevano tutte e tre la stessa cosa. Va da sé che ho detto, ok, questa scheda madre, Z490 Ace, che costava circa 500 euro all'epoca, dico, lo fa. È una sua peculiarità e me la sono tenuta così fino a quando non l'ho venduta. Funzionante, naturalmente, è rimasta così. Dopo un po' ci fai l'orecchio, non gli dai più. Noi abbiamo ormai un monitor che è chiamato Friccichello, proprio perché Da lui da lui nasce. nasce. Da quando l'abbiamo montato è venuto fuori questo discorso del coil wine. E lo fa sempre. Se io l'accendo, si sente, capito? Allora, abbiamo usato Linux tanti anni fa quando ancora qualcuno lo installava, però non, onestamente non ci abbiamo mai avuto la percezione che sostituisca Windows in qualcosa. Tra l'altro, specialmente col passare degli anni. Guarda, io ho visto in realtà la versione di Lubuntu, quello che inizia con la L, Lubuntu, l'ho installata su una doppia partizione, quindi quando tu l'avvii Ubuntu già naturalmente il boot manager, ti fa scegliere, l'ho fatto per pastorello, ti fa scegliere se andare su uno o sull'altro. Devo dire che ormai comunque sia la similitudine tra un Windows, un Linux o comunque ecco, vabbè, anche un Mac OS se vogliamo, sono molto similari, quindi è abbastanza intuitivo e si potrebbe utilizzare. Il problema nasce poi con le compatibilità con i vari programmi, programmini, Sì, ma la programmucci, realtà, giochi, al giochini. di là che è utilizzabilissimo oggi, ma perché ci dovrebbe essere esigenza di sostituire Windows come sistema operativo? Cioè, che c'ha Windows che non mi piace? Ma Windows, vabbè, c'ha i suoi soliti meccanismi, che una volta era allora il discorso che fa il depaging messa in tasa perché devo fare questo, perché c'è il rischio che prendo comunque qualche malware, qualche. Ok, devo dire che però con Windows 11, nonostante non sia un sistema operativo leggerissimo, ma l'hardware che ad oggi gli mettiamo sotto, nella maggior parte dei casi, è ampiamente sufficiente a farlo girare bene.
No, comunque se fai undervolt forse limiti un po' la cosa, ma forse facendo undervolt potresti anche amplificarla. Perché tu immaginate che... Guarda, senti che esempio che ti tiro fuori. Sono seduto, quindi sentiamo sta perla. Allora, senti sta cosa. Avete mai fatto caso a casa un rubinetto? Ok? La pressione dell'acqua. Quando lo aprite... Senti, seguimi a me. Quando aprite l'acqua... Hai sentito quel rumore di acqua che passa nel tubo? Sì. Tipo questo. Così fa. Così sembra l'arantolo dei... Però è tipo questo. Quando apri tutto, quel rumore smette. Perché ha via libera per uscire. Dai, senti pure... Esatto. Ogni tanto. Però quella strozzatura dell'acqua, perché tu comunque la cartuccia o comunque vabbè, non lo apri completamente, crea una strozzatura perché cerca di filtrare, di limitare l'uscita dell'acqua che arriva. Ok, quel rumore che voi sentite è quindi il tubo, l'acqua che arriva, insomma vabbè, la parte del rubinetto. Tu immagini che su una scheda video che fa coil wine con comunque tutto il rubinetto spalancato la vai un po' a strozzare, potresti amplificare il rumore. Potresti farlo sentire un po' di più. Interpretazione da 10. Oh, vedi Matti Bay. Quando ti viene a Piazza PC, Matti? Ah, me l'ha detto domani, sabato. Comunque, buon pomeriggio. Domandina: cambiando il disco di un PC desktop, esempio passando da uno da 500 a uno da 1 tera, ristallo Windows, bisogna cambiare anche la licenza? No, perché la licenza si associa all'hardware e quindi automaticamente quando tu andrai a ristallare, sì, lo puoi reinserire il codice, se non ce l'hai assicurati di installare la stessa versione, quindi se era un 11 Pro o un 10 Pro, ristalla un 11 o un 10 Pro, vedrai che quando arriverai su Windows e troverai la connessione a internet, sia autoriattiva. Domani sto lì, perfetto Matti, perfetto. Ciao Martina, Marco. Mi raccomando, Si sente? Esatto. Ok, intanto che io comincio a scartare i pezzi, voi fate anche voi il vostro lavoro. Vedete, vediamo chi lo sa che lavoro dovete fare voi nel frattempo che io scarto i componenti. 41. Lascia fare, voglio vedere che lavoro devono fare. Cioè, voglio vedere se lo sanno che lavoro devono fare. E se lo sapevano già hanno cliccato. Magari non ci pensa. Domani. Sì, Matti, bravo. Domani che è sabato, sì, domani entro le 13:30, sì, esatto. Ma che lo sapete, vedi che lo sapete. Ma settimana prossima c'è Romix, ma qualcuno di voi passa? Romix? Ah, questo è il socket AM5, so che vi sembra strano, ma... Eccolo qua, guarda. Tu dici, ma che è Intel? No, perché un attimo uno apre, oddio, ho sbagliato canale. Allora, legittimo, guarda. Mo apro. Guardate com'è diverso. Nel sito avete solo siringhine piccole? Sì, massimo sono 4 grammi. Oh, ti posso dire che se la gente citasse di meno, prenderebbe. E niente, Matteo, perché era una cosa riscritta. Però sì, comunque è vero. Ho appena preso i biglietti per il 30. Bene, no, Lombardi. Braccio e cucciardi, che vuoi maltrattare? Lo sai che dopo tanti anni che dico mazza questi comunque, dovete sapere che a Romix c'era una, come dire, un'usanza che tutti sapevano. Praticamente sui pass, i pass erano riutilizzabili per 3-4 volte nel corso della giornata, quindi praticamente con un pass potevi fare entrare N persone. Quest'anno sono Welcome to 2023, sui pass ci hanno messo il nome. Ah. Incredibile. E poi che cavolo di cambia? Cioè chi sta a lavorare ma la... vabbè, ho capito, ma chi sta a lavorare ma lascialo lavorare, no? Nel mio team di vendita, Land, lascia perdere, quest'anno siamo un po' rimaneggiati, ci abbiamo Fiorentini e Amici. Capirai, sta squadra. Anziché un baffo stand. Mamma, davvero, eh? Allora, questo è il nuovo processore, ragazzi, io so che magari voi l'avete visto magari in altri canali, altre cose, comunque il nuovo, no, so, processore. Ah, poi un'altra questione, Asia, è che quando entrano dovrebbero, come fanno a Napoli al Comic Con, dovrebbero controllare che il nome sia quello, perché sennò tutto ciò viene meno. Boh, almeno per gente comunque sia che quando staccava il dissipatore se portava via pure il processore, sarete felici di scoprire che questa cosa anche con AMD non potrà essere molti meno fatta. Processori rovinati, ma più ma molte più schede madri rotte. La quota rosa, no, quest'anno Desi non c'è perché sta facendo un corso, attenzione. Sta studiando, quindi non può essere presente. Da programmatrice, pensa che roba. Questo è il 7.9, adesso andremo a montare. Il socket di fatto in Intel sfrutta, ecco, rompilo, bravo. Rotto. Intel sfrutta, cioè crea 2L, ok, crea 2L
che vanno in questa maniera, che quindi vedete in controluce, invece qui fanno squadra rossa contro squadra blu, nord e sud, vedete? Cioè i pin che comunque sia si vanno, vanno in due direzioni diverse, si incrociano a metà. E quindi insomma questo qui è il nuovo, è la nuova Sembra tipo un tipologia. campo di battaglia medievale. Esatto. Poi il processore, in questo caso, cosa per i malati come me, si può mettere finalmente con la scritta dritta. E Ma che nota cazzo, sta sempre cosa? quello vecchio, sempre storto. Ammetto lo dritto, no? Perché hanno fatto anche qui le mezze lune. Questi intacchi che ritroviamo naturalmente sul socket. No, E sotto quindi sopra non lo puoi mettere. si mette. No, vabbè, raga, poi c'è una freccia. E la freccia sta anche E qui. poi non sta al centro l'intacco, quindi al contrario, anche volendo, No, non no, ce lo puoi mettere. l'intacco si vede, cioè è proprio tangibile che sta più sulla sinistra. Quindi quando andiamo a mettere il processore, come per Intel, si prende ai lati, si poggiano, vedi? Si va sopra. Quando comincia a entrare, lo lasciate cadere, gli date la piccola, ecco, piccolo movimento per farlo Lo so, Land, entrare. ma quella è una questione appunto dei malati. Perché una volta che c'è il dissiatore, chi lo vede? Però Io. Stefano sa che sotto è storto. Esatto. Questo andiamo a chiudere. Te e un amici c'hai questi problemi Mi preoccupa questa cosa. Andiamo a chiudere. comunque. Che Tenete c'hai se qualcosa in comune con sì, amici? tenete sempre il cestello, perché se tenete il cestello e questo vi scappa, c'è il rischio, no, che questo salti e faccia saltare anche il Che film processore. hai visto? È successo. A chi? Non mi ricordo, ma è succede. Mo non lo posso fare perché c'è il No, processore, no, no, non è capace. però si tiene qui. Ci si aiuta perché spesso per cercare di infilare il gancetto sotto qua, sotto Scappa. alla protezione, magari non riuscite col dito, questo qui va rotondo, ma infatti, in questo caso non nel discorso MSI, tipo Asus qua ci mette un gommino, è tipo l'antiscivolo, proprio per quelli che comunque sia hanno le manine sudaticce, ok? Beh, ci sono quelli che magari stanno a montare il primo PC, gli trema, Gli trema, sbrenda. certo, esatto. Quindi comunque sia, tenetelo Mamma con mia, la mano. Wilkins, quanto t'ho pensato! Grande Wilkins. Stasera la faccio vedere un po'. Tra l'altro, te preannuncio di una cosa, Wilkins, mi ha chiamato uno per venirla a vedere che l'ha vista dalle storie ieri, incredibile. Incredibile. Andiamo a mettere l'SSD. Però quella di Wilkins è più bella perché è verdino pistacchio. Beh, ma lui perché lui è Andrea Gassi, comunque Quanti è chilometri hai sponsor. raggiunto, Wilkins? Andiamo a smontare il. Ma Cordito football. Come vuoi fingeronato? Non è fingeronato se non è fatto col dito. eccolo qua. Togliamo la pellicolina sotto e la togliamo anche da quest'altro lato. Bene, se. Ecco qua. Ora prendiamo l'SSD. Lo sai che noto che mancia sul mercato? Dovrebbero cominciare a tirar fuori adesso che i prezzi sono scesi. Anche perché c'ho richiesta SSD da 4-8 tera d'archivio. Cominciano a trovarsi proprio lì lì, eh. Cominciano quasi quasi, eh. Ecco qua. Gancetto ormai senza vite, naturalmente. E andiamo a rimettere il dissipatore. Ok. Adesso fatto questo, manca la RAI, è vero, eh? Fatto questo, possiamo andare a mettere innanzitutto le RAM. RAM 7200 MHz, 32 GB DDR5, ok? Ci siamo? Lunghezza bla 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 bla. Queste Grande Wilkins. secondo me con queste RAM avremo problemi. Per quale motivo? Perché non le legge a 7.2, lo so già. Non esistono RAM certificate MD sopra i 6.000. Stacci. Vabbè, E male che quindi? vale, metteremo A a 6.000. perché pure il PC di chi era? Vikinga. Che non c'è. Ma gliel'ho chiesto proprio a Corsair, eh. Ah? Arrivano a 6.000 quelle certificate. No, perché Niente. MD non riesce a Mamma scavallare. mia, oh, sempre oh. Non le prenderà mai, non le leggerà mai. Vabbè, non le prenderà, ma a noi ci interessa. Guarda, pure se le settiamo a 6.004, a 6.000, va bene lo stesso.
Tanto i prezzi si stanno allineando man mano delle RAM e ti posso dire che comunque sia le 7200. Secondo me è solo questione del BIOS, Ma sì, è in perché. questione del BIOS, quindi alla fine poi con il BIOS arriverà questa compatibilità. Però c'è anche da dire che ad Sì, ma oggi. non spammare, Cyber Team, non spammare. Ma perché poi stai a spammare i comandi? Fai una finaccia. Eccola là. Io lo sapevo. No, poi Teo nel weekend è molto poco, diciamo, Teo in questo incline a dare periodo. Sì, ma poi in spiegazioni. questo periodo Teo sta facendo di nuovo comunque sia il corso lì per il lavoro, quindi ha poca pazienza, arriva cotto e quindi automaticamente. Senti, volevo. No! Da mo' Matteo c'ho a manana, c'ho a manana il primo giorno. Moltiplicatore interno al processore limita al massimo a 6000, sopra rallenta il tutto e le metteremo a 6000. Purtroppo ad oggi se devo prendere delle RAM a 6000 a 100, che ne so, 80 euro e prendere le 7200 a 2,10 io prendo comunque in ogni caso le 7200. Anche perché i 6000 ormai li comincia praticamente, le devi ordinare apposta, io non posso ordinare cose per. Come mai siamo 147 e solo 61 like? Bravo, mi ha detto che le RAM devono essere a 6000 per funzionare al massimo le Ma prestazioni del perché non processore. vanno oltre i 6.000 su AMD? Comunque, mo io non vorrei dire niente. Se scivo dopo non leggi manco i RAM. Caccia la. Dirì, ma se te rendi conto che tu mi stai vendendo un prodotto che sei limitato? Sei No, limitato però questo dovrebbe proprio? essere uno scandalo, ma non se ne può proferire parola, sennò arrivano gli AMD fan che subito Certo. abbaiano, capito? E poi tanto ti diranno. E poi faranno. Ma 6000 spigne più del 7,2%. Che cazzo devo dire? Basta. Vabbè. Comunque, presente, eccolo qua. Sta crescendo comunque con la qualità dei prodotti. Sì, vabbè, io non ho notato una crescita, ho notato comunque una costanza. Una crescita vera e propria, no. Anzi, ti posso dire che a livello estetico, secondo me dovrebbero. Rinnovare il discorso dei designer, perché per carità, beh, questa è una linea più semplice, Guarda, quando però. è uscito il marchio Gaming Series, secondo me stavano avanti da almeno un anno su tutti i lati. Poi sono stati raggiunti e superati a livello estetico, c'è bisogno di un aiutino. Tu dici ancora le Tu mi fai una mascherine scheda da fanno? 400 rotti euro che mi manca una mascherina. Alcuni, non lo so, alcuni prodotti ancora con la maschera. Non so per quale motivo, perché poi alla fine qui che te costava No, niente. integrarla? Cioè, questa qui, se tu ce la incolli. Ma lo devi già bene così, facevi più bella figura. Cioè, cos'è che cambiano di mettere sta cosa? È scritto tutto in C'è una vite descrizione, qua Ciro. e c'è la predisposizione per la vite, eh? Ci va una vite qua, c'è il buco, guarda. Generalmente le mascherine già. E una vite qua. C'è già il buco. Guarda, qua. Questi sono i fori che fissano. La mascherina praticamente ha due estensioni, sempre proprio in metallo, che si poggia e si fissa qua. È così che si fissano le mascherine. Vabbè. E ce la metteremo noi. A parte no, scusate, sul torque questa non ci va. È vero. L'ho pure scartata. Vabbè, da una parte è meglio che non ci sia allora, perché spesso la mascherina Guarda dà Simone fastidio come sul cerca torque. di difendere, ma se la smonti la puoi pulire. Dai, così è troppo, eh. Sì. Vabbè, diciamo che la puoi pulire, dai. Vabbè, dai, passiamo, dai. Famo che la puoi Guarda, non pulire, dai. vogliamo stare a T'ho discutere. detto! E vabbè, allora sì, dai, ecco. Ma non Okay. è un grugnito così, è più tipo il chihuahua. No, sono quelli che la voce stridula a 48.000 Hz di frequenza. È così, Mannaggia la miseria. Allora, arriverà questo bel case. Arriverà questo bel case. Che dobbiamo metterci le mani Lo sai prima. che questo dopo anni comunque è ancora attualissimo? Dobbiamo metterci le mani prima di avvitarci i componenti. Questo perché, e ve lo dico in chiave futura, qui sopra dovete per forza di cose mettere un perno qua, se no dopo il vetro, una volta che hai rimesso la scheda madre, quel perno non ce lo potrete più mettere. Quindi lo poggiamo Non me qua. la ricordavo questa cosa. Qui bisogna essere molto smart. Questa è l'Antec Torque, in negozio ce l'abbiamo in colorazione stile Iron Man.
pitturato da un nostro follower, Fabrizio Tommaso, che comunque sia è uno dei grafici per quanto riguarda Dylan Dog, Morgan Lost, quindi un saluto a Fabrizio quando e se riguarderà questa Non sto live. invadendo assolutamente nulla, sono all'interno della mia riga. E qui ci va questo tappo, che è l'estensione, okay, che va avvitato subito, perché se no, che poi questo lo avvitano pure al contrario, cioè io pensa quanti trick conosco che gli umani non sanno. Loro ti danno questa base qui, che è quella che va dietro alla scheda madre, ma di base lo avvitano al contrario, cioè loro te lo fanno arrivare così, e di qua c'è quello che tiene il vetro, invece io vi faccio vedere una cosa, questo qui va al contrario. Prima invece incastrate, questo va così. Perché? Perché combacia con questo, guarda, talmente leggero sto case che a base non segue. Combacia con questo, guarda, quando tu lo poggi, vedi? E poi da dentro a vita arriva a battuta. Però quando lo rimetti nella scatola poi quel cippotto non dà fastidio. No. Ah, tu dici, beh, perché lo dispedì? No, no, non ci va, si chiude uguale. Qui ci andrebbe un bel liquido, è vero. Bello comunque questa colorazione. Di questa tonalità di rosso bordeaux, se vogliamo chiamarlo così, però questo ce l'ha messo per forza prima. I vetri tu dici perché lo dobbiamo spedire questo. E i vetri, vabbè, li mandiamo a parte nella scatola come stanno, però. Vabbè, questo farà un po' il boss. Vabbè, ma non è il primo che spediamo, No, poi quindi. questi qua vanno tolti e ci hanno messe le estensioni. Sì. Dopo, pure di qua c'è quest'altra estensione, però quest'altra si può mettere pure dopo se vediamo che questa era la prima. I piedini sono già tutti fissati. Ok. Stai cercando? Questa la bustina delle viti con scritto torque perché No, non... il case questo è bello, ad oggi è rimasto unico comunque. Sì. No, vabbè, c'è stato... Come si chiama quell'altro? Dai, su, il Cougar Conquer. Hanno fatto il Conquer versione Ne hanno 2. fatte due versioni, entrambe sono inferiori a Però questo. vabbè, sì, inferiore, però il secondo è molto carino. Il primo era proprio... Prima era un po' spartano, sì, è vero. Vediamo un po' di luci, facciamo vedere com'è l'interno. Wow. Questo io continuo a dire una cosa di questo case. Hanno sbagliato a non fare una cosa. Questo dovevano farmene uno Mini TX. Questo Mini TX, mamma mia, questo Veniva tipo una Aegis. volava proprio questo. Bello, 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 bello. Ah, facciamo così. Che poi la leggenda narra che questo case tagliato con la CNC ha un costo di produzione talmente elevato che Antec non ci rientra. Però lo vendono lo stesso a un prezzo che è comunque alto, ma non copre i loro costi di trasporto e produzione. La leggenda narra, non sto dicendo se sia vero o no. Beh, Cioè però... che lo continuano a pubblicare solo per una questione promozionale del marchio. Antec ci ha sempre abituato ai concept case, ti ricordi, no? Quello Abarth. Cioè, sempre un po' Sì, ma perché il simile. proprietario è comunque un appassionato di sta roba qua e quindi fa queste cose, diciamo, uniche. Alcuni di voi ricorderanno il mitico Skeleton versione Abarth. Bello. 500 euro dal padrone? No, perché noi ce l'abbiamo a meno. Tra l'altro sempre sul sito del padrone. No, Simone, abbiamo capito che un Chihuahua è no, in meno. realtà penso che lui sia molto Tiè, ironico. guarda questa scheda che fa. No, ma vedi che ride, sta perculando la situazione. Ci vado risate. Perché questo cacciavite non gira qua dentro. Non posso offrire di airflow perché non c'è un airflow. Semplice. Cacciavite che qui faceva fatica, mi manca. Vedo un po'. Non ci credo. Hai sbagliato No, loro hanno sbagliato il il buco? Loro chi? buco. Chi l'ha preavvitati ha sbagliato il buco. Ci voglio credere. That's E impossible. invece è possibile. Perché sta sul micro ATX? Sì. Vabbè, era ovvio che mettevi una micro ATX qua. Pure te, Ma poi l'ha scusami. messi tutti bene, pure quelli più esterni. Perché cavolo mi ha messo quello là? Mo' devo risvitare la scheda madre. Vabbè, 154 persone, 74 like, ci vogliamo dare una mossa? Non lo È so io, eh. gratis, non si paga il pollicione, è Ma se tu gratis. lo metti a pagamento ne faresti Non di più. Ma arrivano controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate se cliccate like, incredibile.
Non te vedo convinto 100-100. No, sta buono. C'era una vite che avevo lasciato, a mo' di bascula. Perché ho detto, cavolo, ma io ho tutte le viti, vado a svitare sta vite tranquillo e tu mo' casca tutto. Senti, devo spostare sto piedino. Ma qual è? Questo. Che te c'ho? Dicevo che non l'avevo dato per scontato, un'occhiata al volo, ho detto c'è, ma non ho detto, vabbè, l'hanno messo per la parte della micro ATX, dai. Dai, su. Questo, eccola, per questo mini TX ricambierei case un'altra volta. Questo è bello, bello. Questo è bello forte. Certo, occuperebbe comunque parecchio spazio questo frontale qui, Sì. però potrebbero farlo più corto, con dentro la 2,40 in top, più corto, più basso, Sì, più stretto, un assolutamente. alimentatore SFX, perché con l'SFX lo stringerebbe le tre dita e andresti paro a queste, sarebbe perfetto. Se troviamo pure il modo di mettere la scheda video in verticale, a posto. Abbiamo fatto un case nuovo. Avanti, che via. Punti. Carlo! Dai, su, rifacciamo sto modello. Tanto già ci rientrare con questo, mi prendo con quell'altro. Ecco qua. Sto vita a vuoto, sto a girare a vuoto. Vediamo un po'. Persa la mano, Walter, è Intanto vero, è vero. ringraziamo Cristian, che tra l'altro è il proprietario di questo PC. Sì, è il proprietario di questo PC e ci sta Va seguendo. bene, bimba, grazie che Quindi sei se fa una passata. figuraccia, è che non riesce a virare la scheda madre. Cristian, non ti Non preoccupare, è se che no ha ti perso rimani. la mano, non ce l'ha mai avuta. Non ce l'ha Ti mai avuta. piacerebbe. Non lo so perché l'ho preso, questo veniva ai cornetti, doveva rimanere a 20 cornetti. Non so che mi ha detto il mio cervello quel giorno, che ho detto tu da oggi sarai il più Questa, forte assemblatore di Roma. te posso dire una cosa? Questa è l'unica scommessa della vita tua che hai vinto. Ok, basta, continuiamo. È talmente una cazzata che neanche te rispondo. Continuiamo. Ma l'enfasi era il boss finale. Lo dici te? Beh, ancora l'abbiamo chiuso, se questa è una vittoria. Potevamo Ok, adesso. chiudere molto prima. Ecco, vedi? Leviamo. Ma non sarà l'ultima scommessa della mia vita, tu lo sai bene che da qui a 15-20 giorni io No, questa è riesco. l'unica scommessa che tu hai mai vinto, capito? Certo, ma la prima scommessa che vincerò sarà quella che ci sarà da qui a un mese, cioè l'assemblaggio di un PC impossibile. Però mi servirà il PC giusto per tornare ad assemblare. Cioè? Questo deve essere, No, troppo no? presto. Messo. Allora, togliamo il top del case. Ecco qua. Questa cosa, Ciro, vedi che dite chissà quanta polvere prende. In realtà vi svelo un segreto. Il case aperto prende molta meno polvere di quello chiuso. Cioè, allora. Semplicemente perché non c'è un flusso d'aria. Esatto, prende polvere da deposito, cioè la polvere come se una mensola prende polvere. Vi basta uno Swiffer, uno spolverino, ogni tanto lo passate qua, lo passate dentro alla base qui sotto. Ok, qui sopra con pennellino potete dare. Basta, non c'è polvere ammucchiata, non vedrete mai una ventola piena di polvere. Sì, radiatore, ma come tutte le cose, in un case normale prenderà polvere perché delle ventole che spingono aria contro un radiatore, alla fine un po' di polvere ci sta. No, no, buona, l'hai scritto bene, supporta. Era quello, era giusto. Scusa, il RAM a binario è un processore 3.17. Dipende. 3.17 quale 3.17? Su che scheda madre? Allora, questo devo allentarlo. Questo lo devo allentare. Poi ce n'è una vite che va tolta completamente. Che è questa. Diciamo, non è semplicissimissimo. Ma se ne hai montati altri, diciamo che basta che ti ricordi più o meno. Vabbè, che c'entra? Pure se sei andato su Alma una volta è più facile quando ci arrivai, che vuol dire? Vedi? Dai, che bello. Sì, Poi è comunque, veramente raga. figo, eh? Poi vi posso dire una cosa, il taglio, gli angoli di Mamma sto mia, che case sono fatti a bello. macchina, sono veramente Che fatti bene. bello, non te puoi tagliare, è preciso, non è, cioè, non te, Abbinamento migliore di DR5 a 8000 di frequenza, che vuol dire là? pezzo di un'armatura, guarda. Guarda che bella, questa qua sul polso, così, perfetto. Ecco, c'è il pezzo di armatura. È spettacolo. Bellissimo. Bello, bello, bello. Sì, è tutto alluminio, DIB. Poi si può smontare completamente. Elegante? No.
Beh, abbastanza tamaro, abbastanza aggressive come tipo di... Non a caso questo è il case preferito da Armando, per dirne uno, Eh che beh. non è probabilmente la persona più sobria che conosco. Eh no. Iron Wannabe, esatto, Promos. Questi sono i cavi del frontale. Ehi, sta a pettinare. Beh, devo dargli una sistemata. Occhio, è questo Troppo sentito. leggero. Ma così aperto come fa a entrare l'airflow? Non c'è l'airflow, raga. Cioè, questo è il case più fresco che puoi avere. Non c'è il problema. Cioè, qui hai la temperatura interna del case, che è uguale a quella esterna. Come il prodotto interno lordo, uguale, capito? È il sogno di chiunque. Cioè, il case perfetto ha una temperatura interna uguale a quella dell'ambiente che lo circonda. E questo è così. È aperto. Ma che è il torque? Visto, si è svegliato Armando. È il torque, è lui, Armando. È lui. Un torque AMD, il sogno tuo, con 7,9X. Mamma mia, pensa questo a calcolare i checksum come fa subito. Pensa che non verrà utilizzato per questo. Perché sta a ripassare i cavi 12 te? Perché vanno torti dal frontale. Da qua, questi devono andare qua e poi devono andare tutti qua sotto. Ormai sono 15 anni o più che fa questo lavoro. Dimmi a fare i tuoi migliori componenti che sono usciti fino ad ora partendo dal case. Però dovresti contestualizzare il prodotto uscito all'interno della sua epoca. Potrei fare l'esempio di un case che è stato tanto innovativo quando è uscito quanto è vecchio oggi nel suo stile. L'S340 Elite. Uno dei primi col panno vero temperato, linea da paura, bellissimo, elegante, lo potevi mettere in salotto, eh. Negli anni hanno fatto varie versioni fino all'H510i Elite che c'è adesso, che è praticamente una brutta copia di quello che c'era prima. Dove non puoi neanche montare raffreddamento a liquido con Airflow al pari di un case da 20 euro, semplicemente perché non è stato aggiornato. Ryzen 576 regge una 4070 Ti? Sì. Sì. Ha fatto un bel video Kernan, uscito 3 giorni fa. Dove ti fa vedere, mamma mia, infatti io ho dovuto commentare sotto perché ho detto grandissimo. Ha fatto un video dove ti fa vedere quanto è importante il processore su un PC da gaming. Ti fa vedere chiaramente che un 12,4, che tutti dicono che col 12,4 per qualsiasi scheda video, se metti anche solo una 4070 Ti ti fa bottleneck. Incredibile. Cioè, bottleneck vero e proprio no, ma ti castra tanto le prestazioni. Molto interessante. Ma lo vedi? Sì, guardano, è un po' lungo, però mi ha fatto molto bene. Ok. Grazie Div per il fingeronamento. Grazie. Potrai spammare il fingerone a breve. Solo sta abbracciato, c'è un attimo di... Decoccola. No, sto sistemando Qua la bene. sfida più grossa su questo case è non far vedere troppo, perché essendo tutto aperto, non far vedere troppo i cavi nella parte posteriore. Purtroppo un po' si vedranno comunque. Che altro è che ci sono tante ventole. L'alimentatore. L'ho messi tutti giù, sì. Avete messi quelli di più, sì. Questi poi l'alimentatore sta talmente in basso, scavare talmente in alto che saranno corti. Questo Può essere. poi la ventola la posso mettere anche verso l'alto. Forse è anche meglio se la metti verso l'alto. Uno per estetica e due per il flow. Puoi mettere qualsiasi processore, se hai il torque non farà mai bottleneck, ti piacerebbe. Mi serve un Molex, lo sai, sì. Quindi mi devi prendere un Un adattatore. chi? SATA Molex. L'unico neo di questo case è proprio il Molex che gli è rimasto per la lucetta frontale.
No, mi dammi un adattatore. Per me deve sta qua, perché ho visto. Cavettino. Non ti danno un coso mix qua, eh? Ho visto che cosa questo alimentatore. Io l'ho tolto quel Morex, ho tagliato il cavo e messo un SATA. Ah, vabbè, Armando, poi appena ci vado, osardo subito. Lo sai quando mette forza a testa in giù, alimentatore? Basta che ce l'hai una. Eh sì, vabbè, nascondere i cavi purtroppo qua è il lavoro più difficile. Normalmente si deve cercare di fare il meglio possibile. Allora, Molex, ma dai, io ti spero la risata, no? Non me va. Mentre 60 sì, ce la farebbe a dissiparlo. Ok. Ecco, miscredente. Fannullone. Ma ce la fai a montarlo? Ti vedo un po' in difficoltà. Lo sto montando piano piano, perché non dobbiamo lasciare nulla al caso. Stai dicendo che normalmente siamo, come dire, sei affazzonati? No, sei. Non mi sono neanche avvicinato. Guarda, sto a distanza. È per questo che sta a venire bene. C'è sempre un motivo a tutto. Ok, questo. Guarda un po'. Ci arriviamo? Ci arriva. Ecco qua. Ok. Poi. Buono 789 da 4070 di AI. Ottimo, non buono. Che si lasci così. Ok, adesso montiamo le ventole, c'è il dissipatore e ci sono le tre ventole nuove, queste frontali, così vediamo pure come viene. Pentium 4 scallava come lo scallava. Allora, vediamo queste ventole come sono, le nuove Antec Fusion. Mazza che packaging. Ah, ma che dobbi dare ventole, ma io sono stanco, eh. Comunque sono le stesse che te vanno con quelle, eh. Guarda, sono identiche. Bello, sai come ne dico? Sono quelle. Veri, non sono riuscito a montarlo perché settimana scorsa abbiamo dovuto iniziare a preparare una fornitura grossa con più di 20 PC. Ti direi che spero che esca mercoledì o giovedì, ma non ne sono sicuro perché sta settimana c'è Romix. Io cerco di impegnarmi, se ci riesco bene, se no uscirà la settimana prossima. Queste andranno proprio, peccato, con il LED verso...
Vabbè, però si vede da davanti. E certo che sì. Ma tu questo lo metterai così? Sì, probabilmente. Ah, però questo qui, aspetta. Devi vedere che questo va su AMD, eh. Quindi ci vanno solo i supportini per AMD. Allora, e c'ha un verso per forza. Prendili un attimo i supportini per AMD. Ma perché ogni volta che c'è una cosa AMD deve essere sempre diverso, sempre più complicato, sempre più... A me mostra AMD? Ah, per me lo puoi menzionare il sito Ludwig, non c'è problema. Ah già. Detto all'epoca non faceva tante storie per il bucone, come hai fatto AMD. Di che cosa? No, stavo a fare il Pentium 4, stavo. Stefano, pesano le mani per editare i video. Capita, io edito i video, non so buono editare i video, va bene? Io so caccia a fare 4 diciamo dei due più scarsi, io so quello meno scarso. Lui quindi l'ha fatto sempre, lui si è imparato a farlo, che poi dopo, capire, qui prima donna, dopo se gli fai il taglio come vuole lui. Che bravo, dopo lo faccio rifà. Dopo mi rompe. Quindi... Anche perché sto sfondando su TikTok e Instagram, non mi serve di certo Stefano. Boh! Mi veniva da ridere mentre lo dicevo. Che stronzata. Mamma mia, colossale questa. Questa è la pollina? Sì, questa è più circa, sì. O alla Tizio, potremmo dire ultimamente. Dove sta Tizio? Tizio sta alla discussione dei ecco. Ma questo coso qui. Sì, quello c'ho. Qual è? Ma non è quello, sì. Infatti dicevo. Ma no, questo USA. Questo USA non può essere. No. Ci sta però, eh. Dentro una bustina. Allora. Ma le staffe sono... Eccomi. Quelli. M4. Quelli. E quella M4, guarda. Diablo 4, ma io non l'ho mai cagata quella, se, quella... Che poi dicono che Diablo 4, no? Ieri stavano dicendo che fonde le schede grafiche. Ogni tot esce una cazzata del genere, sì. Qual era quel gioco che se lo aprivi buttavi la 3090? New World. Quello di Amazon. Allora, 1, 2 e la terza ventola, eccola qua. Maurizio. Questo qua. A me non mi piace i giochi tipo Diablo 4. Ma questo andava in su, ma sapeva non giù. Va in su. Sono le 15.30, siamo indietro. No, questo è... No, l'ha voluto iniziare tardi come suo solito, perché lui crede di avere il tempo nelle mani. Ma tu pensi... E invece, come al solito... Tu pensi... O sai qual è la difficoltà di questo PC? Nessuna. No, è solo l'inizio. Dopo è tutto in discesa, quindi è... È come se il tempo all'inizio scorre veloce ma poi rallenta tutto insieme. Stai dicendo che ci sarà un'accelerata? Che in realtà è più finito di quello che sembra? Sì, molto più finito di quello che sembra. Ecco, una volta ho messo il distillatore a liquido, ho fatto i cablaggi, ho finito. Ma il distillatore a liquido lo sto preparando io, quindi... Quindi ci sarà qualche cosa che non andrà? Ci vorrà un sacco di tempo ancora. Dovrò mettere sicuramente il controller del distributore a liquido. Te la tolgo la pellicola o la vuoi togliere tu? No, levala. Sì.
Assicurati di averla tolta. Più che altro bisogna vedere, una volta che tu l'hai messo, come piazzare i tubi, perché questo non lo posso mandare con i tubi sotto. Questo deve andare per Comunque, forza stai con i a tubi. far crescere troppo la barba. Perché? Sembri troppo tizio. Sembri un tizio ripulito. Tizio Cioè, ripulito. tu al tuo apice negativo è come tizio quando è al suo apice Ma io ho massimo. i capelli tagliati, la barba va bene. Ogni tanto mi dimentico. Poi c'è da dire una cosa, mi è cascato il Philips One Blade per terra, si è rotto. Quindi veramente sto. Non c'ho. Quindi ogni tanto. Non c'ho, quindi ogni tanto. Vabbè. Capito, Non c'ho, virgola, quindi no? ogni tanto puntini. Tutti i puntini. È la libera interpretazione. Allora, qua tocca cominciare a mettere qualche fascetto però. Se no non si raccapezziamo più. Vuoi la spatolina? Te No. Che casa? Perché te è gelato? la Quella, danno. la coppa del nonno quella è. Ecco, ti ho messo i cosi, quindi adesso come vorresti cosarlo? Non può andare coi tubi sotto. Andrà così. Al contrario, come lo mette? Così che passa su se stesso? Esatto. Tocca fare una prova. Bisogna presentarlo. Presentalo perché. Allora, questo fai conto che andrà così, vediamo la lunghezza dei cavi, non ci arrivano, perché questo dovrebbe venire più avanti. No, questo lo mette solo a così. Ci Vediamo. sta. I mani pure su, non si vedono Ma sì, manco. infatti. Cioè, questi io farei così. Anche Sì. se sei tu l'esteta, No, un quindi. po' più giù, dai, non esagerare. Vabbè, così. Se no devo fare al contrario, il solito curvetto, però dopo fa la curva qua. Nah. Vabbè, dai, andiamo così, dai. Allora, manteniamo le ventole sul frontale. Cioè il dubbio sul frontale. Ok, andiamo avanti di qua. Poi queste già hanno. Qui ci saranno dei problemi grossi per collegare tutte queste. Allora, non cominciare sempre su. No, perché i cavi 4 pin qua noi non abbiamo lo sdoppiatore, quindi di conseguenza mi sono alzato per prendere le fascette. Si è alzato un secondo prima, non si ricorda perché si è alzato. Questa è la Figuro tua io. influenza, è bravo. Queste sono le cose che succedono a me, Allora, vediamo un attimino in quale posizioni possiamo trovare delle prese fan. Allora, due sotto e due qua di lato. Mamma mia. La presa RGB. Qua, questa è una. mamma mia, qua MD va veramente in crisi sto ragazzo. Allora, prendiamo questo cavo e va. Lo mandiamo qua. Questo qui, 24 pin. Un attimo, mettiamolo qua, poi ci pensavo. Ok, questi qua andranno così. Questo mettiamo qua, questi andranno così, perfetto. Allora, questo qua entra qua e lo giriamo. Che è sto? Io continuo a dire che sta in difficoltà. Questo qua lo mandiamo sempre qua. Manca la vita, è impossibile. E olè. Poi Infatti. quest'altro qua lo mandiamo qua. Fatto ciò, le prese RGB, queste gli serve un controller. C'hai quello del coso? Questo qua lo dobbiamo usare per quello. E non c'è niente che avanza? No, questo c'ha 4 slot. Quindi io lo posso attaccare. Lì ci sono 4 cose da attaccare. Ne posso attaccare 3 perché quella si palleggia. E ok, me ne rimane una libera. Le altre due prese dove le metto? Queste non Questo sono non sono passanti. passanti. Quindi devo sperare che sta schermare abbia 3 prese È RGB. impossibile. Una ce l'ha qua, una ce l'ha là. E l'altra non ce l'ha. E l'altra ce l'ha. Ok,
E ci abbiamo rimesso pure un adattatore. Ore. Mi serve lo sdoppiatore. Ore. Altri cavi. Male questa cosa. Altri cavi. Ce l'abbiamo un tridentino? Sì, questo è da 5. Po' uno spreco. Questo c'è. Scusa, ma utilizzare un controller più grande di questo? Fai prima. Perché No, perché quello la se vedo no, qua. scusa, 5 alla fine bypassi pure questo. Ti conviene? Secondo me, questo elimini questo. Ma sette cose connesse alla stessa presa. Eh no, non so 7, che c'ha due prese sta scheda, no? So 5. E 4. 3, 4. Totale sono 7. Sono 5 prese. Dovresti collegare 5 qua. No, E poi non c'hai. 6 ne può collegare, però diventa un'ammazzata perché il waterblock te le ridà una presa quella. Solo uno. Il Quindi può arrivare a waterblock che te 6 ne dà ne qua. metti due. No, ne metti due qua, no? Non Però sei là, fai 5 e poi 2. stanno in desync. Perché? Perché tu li metti in sync, però due stanno a una presa e due stanno E che vuol all'altra. dire? La scheda madre è Non sincata. lo so, io lo farei. Cioè, Io con. questo lo salterei, fidati di me. Trust me. No, funzionale no, Vault. È per forza, cioè quello che manca non è che io possiamo accollare Cioè potremmo, ma noi abbiamo sempre fatto così, quando possiamo. pure perché pure che fosse la build è nostra se ci siamo scordati di mettere. Allora, fino a qua ci sto. Quindi questi. Sta prefascettando, questo è proprio sintomo di paura del risultato finale. No, questi devi lavorare de filo da subito perché sennò non te ce raccapezzi più dopo. Quando dopo c'è una matassa enorme, non ce la fai, no? Questo, anzi, io sfrutterò sto foro qua. Per mandarli dietro. Ok. Questi così. Ricordo che poi c'è tutta questa mazzetta qua, eh? Quella sopra. Quella qua. Qui c'è sta sto controller che purtroppo è un po' ingombrante. Questi qua, a parte il Molex, questi qua devono andare così. Così. Che? Ma lascia perdere Xenix, ormai ci abbiamo perso proprio la speranza sui like. Non lo dico manco più. Siamo arrivati, quanti stiamo? Vabbè, quasi 100, dai, oh. Ce la vuoi mettere? Pensai che prima lottavamo per arrivare a 200, ora lottiamo per arrivare a 100, poi lotteremo per 50. Poi è finita. Ecco qua. 95 su 137. Ma anzi, siamo pure pochi oggi. Lo strano, eh? Messo pure il link su Instagram, niente proprio. Ormai non ne va manco. C'hanno da fare, c'hanno da fare. Sono impegnati, Sono dici? impegnati, impegnati. Ok, qui siamo arrivati a questo punto. E fino a qua ci siamo. Questo è il Molex, ci pensiamo dopo. Perché devo mettere qua l'adattatore, tu cerca di nasconderlo. Ok, poi adesso mettiamo il dissipatore, così almeno facciamo la parte finale di tutto il G-Boy. Ok. Ecco qua. Che feci? Stava cercando di mettere questo. Allora, pasta termica. Fingeroni alla mano.
Che è successo? Fai la chat. Finger nella mano. Finito. E andiamo a spammare il fingerone. Lavoriamo sul pulito, levamo pure queste, mi raccomando. Vai. Vai. Ah. Come ti senti a fingeronare un 79X? Ti dà una sensazione diversa oppure... Ma il fatto che abbia questi dentini ai bordi non mi dà scorrevolezza. Però, dai. È diverso anche il fingeronamento. Sì. Stop al fingerone, stop. Allora, viti e dissi. Viti e dissi. Dissi me lo prendo, le viti stanno là. Ma montate vento al contrario. No, non è vero, sto scherzando. Queste vanno così. Ma ci arrivano queste? Sì, sì. Aspetta, vai. No? Ti mettiamo una laggiù. Aspettate. Primo piano della schiena di Stefano. Molto bella. La maglietta proprio. Senza loghi, anche con dei pelucchi per il gatto. Ti stanno? Sì, sì. Perfetto. Ah, qua. Ok, andiamo a fissare il stop al fingerone. Stop. Da dove dobbiamo stoppare il fingerone, eh? Delete lo facciamo sulle vecchie CPU PALT serie 7, 8 e 9. Che ne so, Virgo. Nessuno lo sa. Sicuramente è meglio dalla serie 13. Se no, che esce a fare. No, si scoperchiano, però servono dei kit apposta. Noi non li abbiamo presi perché poi diciamo che la cosa del delete è un po' calata. Uno ha fatto il delete della Ryzen 7000 con filo interdentale, ci sta il video. Lo so, la gente trova sempre nuovi modi di... De butta soldi, questo è vero. Perché se aveva rotto... Non ci faceva il video. Certo, era come ho rotto il 7000 no, cercando di delettarlo con un filo interdentale. Allora, questo lo mandiamo completamente da quest'altra parte. Un attimino. Vieni. Perfetto. Bravo così. Bravo, Ciura. E qui di qua. Bene. Poi questi anche di qua. Vieni di qua. Vieni, bello. Bravo. Bravo. Eccolo qua. Mo andiamo a mettere il radiatore. Sì, radiatore. Il water blocks. Mi serve queste e due viti a pomello. Due. Sono curioso di sapere come riuscirei a districare la matassa che io vedo qua dietro. Dove vedi la matassa? No, sei stato abbastanza... What's matassa? Devo abbastanza finire. Abbastanza preciso. Ma quello non lo voglio mettere là. Quello l'ho solo appoggiato. Per avere luce. Andiamo a mettere il radiatore, il water block, dai. I tubi un po' più, ma in realtà i tubi pure in basso.
Eccolo. Questo non è fine, non è bello. Sì. Tutto bello uniforme. Ecco qua. Ed ecco qua. Perfetto. Poi qui c'è il cavetto del pump fan, che magari lo facciamo passare da quest'altro lato per nasconderlo un pochettino. Vediamo se ci riusciamo, perché qui avrà veramente de fino. Vediamo se ci arriva. Ci arriva, sì, perfetto. Mettiamo qua. Ecco qua. E questo invece è la presa ARGB. ARGB. Sì. Ok. Perfetto, via, questa la mandiamo invece nella parte retro. Qua sopra, via, qua dietro, via. Oh, benissimo. Togliamo le pellicoline, visto che ci siamo. Via questo. Adatta la pellicola sotto al distillatore. Ah, quella la torta a te, eh. Ci hai provato, eh? Ma pure chiesto. Se non avessi torta? Sei un bastardo. Devi controllare quello che te do, cioè che fai? Adesso. Adesso cambiamo questa cosa. Ha preso una bella forma, eh? Sì. Cambiamo questa cosa. Allora, qui ci sono i cavi. Allora, questi sono quelli ARGB. Ok? Su quelli ARGB li facciamo passare di qua, li districiamo un pochettino, tanto non c'è niente per coprire i cavi, quindi si vedranno, perciò bisogna cercare. Non è vero, c'è qualcosa che copre i cavi. E la cosa che copre i cavi, sostanzialmente, se uno lo sa da prima e la tiene a mente, riesce a nasconderla, perché questa cosa qui copre i cavi. Una parte dei cavi viene coperta da questa, la parte frontale, questa parte qua, e la parte sotto viene un po' mascherata dal passaggio di questa. Anzi, che poi sotto questo c'è il problema, non ci devi mettere troppa roba, se no non si vede. Sì. E poi c'è il coperchietto sopra, voi non l'avete visto, ma il coperchio sopra, questo l'ho messo qua, il braccio d'Iron Man. No, quest'altro, questa l'altro parte braccio. Sopra coprirà un altro pezzo. Alza un po' la gamba. Ecco perché i cavi sto manda qua io. Questi erano coperti. Vedo? Così. Ok. Yes, scartami la scheda video intanto, grazie. Io intanto mi districo qua. Dove stanno le forbici? Eccole qua. Sono le 4, alla fine ci è voluto il tempo del previsto. Beh, se lo vuoi fare fatto bene, ti devi dedicare il giusto tempo. Vedi, è l'unica vite corta. Oh, mamma, la spiega perché. Vabbè. Questo mo c'ha un ritorno indietro, che questo qui deve entrare qua sopra ed è Minuzzo. Minuzzo! Allora andiamo ad attaccare la CPU fan. E questa l'abbiamo messa. Ok. Poi quel controllerino che dicevamo, no, dove sta? Dove l'ha messo? Ma cosa? Ecco qua. Dammelo qua. Questo controllerino, che per me è comodissimo, ce lo voglio mettere per forza. Ce lo voglio mettere, sì, perché questo qui gli faccio fare questo giro. Lo mandiamo qua. Fa un po' come te pare. Ma questo è calamitato, è piccolo, non è invasivo, cioè serve solo per le luci. È uno sdoppiatore praticamente fatto bene, meglio di quello con i cavetti, perché questo qua tu fai. Non è vero, sull'alluminio non si attacca. Vabbè. Detto questo, troveremo il modo comunque di farlo sta appeso. Mettiamo qua questo, vediamo qua dietro. Okay.
Sedia, please. Siamo alle battute finali. Non si direbbe a vedere l'esplosione dei gambi là dietro. Questi poi verranno tutti nascosti dal Dal copri magagne. 1, 2, 3. Vado a fare il BIOS intanto. Bravo, scarica de BIOS. Io intanto finisco di fare le ultime cose qua. 1, 2, 3 e 4. In questo caso questo va qua. Così. Questi. Ah, questo ti vanno a finire qua sopra pure lui. Non ci pensa proprio che non ci vai, perché ci devi andare per forza. Quindi vedi di andarci, perché io non è posso star qua poi dopo a fascettate. Quindi ci devi andare per forza. Eccolo qua. Questo qua con un cavo SATA poi. Ok, questo controllerino, se riesco a farlo stare qui che non si vede, buono buono, a me va benissimo. Quindi facciamo così, aspetta, molto ci rimetto. Questi cavi sono scomodi. E molto ci fisso. Ecco qua. Resident Evil 4 Vault Boy, sì, ieri sera ho visto la demo, l'abbiamo provata un attimino, poi vabbè è crashato, vabbè, ma giovedì prossimo lo cominciamo, perché abbiamo finito ieri Madison. Fatto. Oh, qua possiamo intanto già rimettere il cappello, il primo cappello. Eccolo, ed eccolo qua. La scheda video va qua. Togliamo i slot corrispondenti. Sembra una finta distribuzione quel cavo messo così. Quale cavo? Ah, quel 24 pin, sì. Ok, scheda video messa. Boh, cavo di alimentazione della scheda video. Vediamo come farlo arrivare e sparire. Arrivare e sparire. Eh beh sì, perché meno si vede meglio è. Naturalmente. Poi dopo verrà tutto leggermente offuscato quando si metteranno il vetro, che è leggermente, leggerissimamente fumé. Quindi si vedrà un po', pochettino meno. In realtà questo cavo lo dobbiamo mandare di qua.
prepariamo tutte le scatole che poi spediremo al cliente. Ah già, ma la scheda video questa la dobbiamo rismontare o no? Eh sì, dopo sì. Ok. C'è sta il cliente? Sì, c'era, cioè sei iscritto ma non so se poi... Questo se doveva andare di qua però... Sei Cristian? Se ci sei batti un colpo. Questo, l'unica cosa che mi è rimasta è questo qua, che è il SATA. Il SATA, siccome qua c'è una problematica di cavetteria, dovrei passare innanzitutto qua dentro, poi dovrei passare qui dietro, dovrei cercare di arrivare tipo qua con il SATA per non farmi rompere troppo le scatole dopo dal... Prepariamoci sta fascetta, arriviamo qua, mettiamo questo, lo aggiuntiamo. Ma te da aiutare, devi un po' in difficoltà. Ho finito, che mi aiuta, ma a fine cose fatte, così devo prendere il merito, fatta affari tua, va bene? Non me prenderei mai il merito mortacci, del lavoro fatto da altri, non è mai successo, mortacci, non accadrà mai. Mortacci, qua. Ti dovresti vergognare anche vergogna. Solo per averlo sì, pensato sì, perché... sì. E questo va qua. Non sono io quello famoso per le frasi fatte. Sì. E questo va qua. Che poi in tutto ciò. Sì. Noi ci manca pure la licenza. Ah. Guarda. Allora, questo l'ho finito perché questo qui poi se riuscissi a metterlo qua, però mi serve il ferretto. Se riuscissi. Allora, l'ho finito. Chi sei, il medico? Attacca. Ma tanto viene coperto. Eh no, devo vedere se viene coperto. Dai, quale sarà la ventola che non si accende o non gira? Nessuno! Ci ho voluto 4 ore per assemblare. Ma quale 4 ore? Guarda che bello, guarda. Finita. Guarda che bello, guarda. Queste sono le nuove Fusion di Antec, che poi praticamente sono le ventole le stesse che monta il Vortex, quindi le trovate... anche vendute sfuse, vendibili sfuse. Ma adesso devo, mentre lui farà questa cosa, arte poi, io continuerò a chiuderlo. Devo fare il BIOS nel frattempo, quindi non... Io devo fare la prova con... questo qui fai la prova. Che poi qua non ce va questo diretto. Questo è più lontano. Qui ci va un supporto. No, non è vero. Però invece di avvitarlo lo devo avvitare con questi, con altri supporti. Questo ovviamente va così. Beh, però le ventole del case sono diverse dalle ventole del radiatore. Cioè? Ah, cioè dice che sono diverse. No, sono uguali. No, sono proprio uguali. È uno forse dei rarissimi casi. Sei pronto? Ma stanno vedendo loro? Certo, sì. Stanno vedendo. Vai. Oddio, ho rotto. Vabbè, sì, 24 minuti qua sotto ce va poi. Salute, grazie. Allora, sì. Ok. Sì. No, dico che le ventole che dovresti mettere sul case non dovrebbero essere quelle del radiatore. Ma perché? No, allora, queste ventole che sono le Fusion, che poi in realtà sono come le P12 di Arctic che montano sui loro dissipatori. Ma perché non si vede più? Sta buono, sta entrando in modalità. Ah, MM Flash. Ci sta a mettere un po', è sempre NMD. C'ha ragione. Ringrazia che sta accenne. Pronti? Davvero.
Pronti? dall'1.40 all'1.81. Mamma mia, 23 Via. novembre, 13 marzo. Un bal 13 marzo è uscito 20, 10 giorni fa sto Sì, BIOS. ci vedo. Forse hanno già aumentato qualche compatibilità con le RAM, magari. Speriamo. Vorresti il frontale? Si può rimettere? Frontale si può rimettere, sì. Così c'è una forma. Questo qui c'ha sto logo, mi sa che c'ha il coso. Che c'è? Quella è l'unica cosa che si alimenta con Molex. Quello, il Molex serve per quello. Che volevi fatti? Ah, ok, non è l'unica cosa, non è RGB. No. Se ne puoi fare pure due dei caffè con sto BIOS. Ciao Ethan. Hai notato qualcosa di diverso con la chiavetta 15-11 aggiornato o no? Uguale a prima. Ok, questo. Mi mando indietro i 90 minuti. Grazie Alberto. Allora, sì, vabbè, 47 gradi, ma perché però è la curva pure, perché le ventole stanno a girare a 700 giri, è un po' poco. Poi è sempre in 7,9. 25 non lo leggerete mai. No, lo puoi leggere però in determinate occasioni, tipo che ne so, se stai in terrazzo con meno 10 d'inverno. Come vento da palla. Pure. A me va tutta sta caciara. La gente qui c'ha orecchie sensibili. C'ha orecchie sensibili. Intanto io sto preparando i supporti Che poi serviranno. per il vetro. La tua stima era in 3? La tua stima. Questo ci ha messo 4 minuti e No, non 22 ci ha secondi. messo tantissimo. 4 minuti e 22 secondi. Dai, vai, spara. Dici, dici. E Tu mostri, mette quelli, ma per forza. No, vabbè, perché? quello è gomma piuma. È perché almeno gli arriva che non deve impiccarsi e mettere il vetro. Non sono mica. Dai, dai. Dici, È eh? gomma piuma. 3, oh, 3,22, dai. 3,22 è buono. Io non sono convinto che poi rientra bene dentro. Ma sì, perché quella lì è tipo polistirolo, tu lo cosi, si allarga di quel poco centimetro che si farà spazio. Secondo me no. È una mia stima personale. Allora, proviamo a fare quello che già sappiamo non avverrà. A Le RAM? 7,2 non si vedrà mai, vediamo. Pronto? Allora, nel frattempo che intanto vediamo di questa cosa, io mi porto avanti con il lavoro perché qua sotto naturalmente i cavi, la mazzetta, le cose, qui dobbiamo cercare di nascondere il più possibile
per non far vedere poi la cosa finale, che è questo cavo del 24 pin maledetto che dovrebbe andare qua, questo qua, questo qua. Se riesco a mandarlo qua, io ho fatto proprio bingo. Questo dopo lo sistemiamo. Ok, e non mi piace sto cavosata qua. Perché sto cavosata in mezzo qua? Perché non te ne vuoi andare dall'altra parte qua? Problema questo non è tanto qua, ma è qua, ma non è manco questo, non è questo. Sì, se rifanno a palestrare, però normalmente io non fanno perché. Ok, ho capito qual è l'intoppo, quindi se questo lo mando qua io dovrei riuscire, dovendo scivolare questo, fare questo, ok, e a vedere la filettatura. Comunque in parte. Ok. Allora, la parte finale, vabbè, mo intanto che non parte perché, vabbè, le RAM, questo è normale. Intanto, come vedete, continua la fase di cable management e così è un risultato più che accettabile per quanto riguarda il discorso dei cavi, perché non si devono vedere sostanzialmente alla fine. Certo, normalmente è trasparente da tutte le parti, è aperto da tutte le parti, questo qui dici da qualche parte i cavi dovranno passare, ecco, in questo momento così fatto in questa maniera ci abbiamo meno cavi possibili a vista. Questo qui per forza di cose il 24 pin e qua c'è, scusa, l'8 pin per la CPU, qua ci deve stare. Qua ci andrà un pannello in vetro che va a oscurare leggermente la parte, però vedete tutti i cavi sono riuscito a metterli tra sotto questo cappello, dietro a questa parte e nella parte qui frontale. Vedete qui che devono uscire per arrivare dietro alla scheda madre, un minimo si vedranno, però vi posso dire comunque il risultato finale fatto in questa maniera almeno è più che accettabile, perché pure quando vediamo l'interno comunque sia i cavi si vanno dietro, ma al di là che vediamo l'aria, però comunque è pulito come tipo di sistema, quindi sono soddisfatto come tipo di lavoro. Qui ci ho messo già i pernetti, i vari perni per il vetro. Non male, no? Come cable management, per essere comunque un PC con tante cose RGB, sdoppiatore RGB, controller RGB, devo dire che comunque sia è andato bene. Voi che dite? Allora, qui ci metto gommini. Comunque dovrò fare il clear CMOS, risettare le RAM, sennò questo non mi partirà mai. Non per tutti i gusti. No, questo infatti va proprio a... è di nicchia. Non mettiamo il vetro perché lo dobbiamo rispedire, anzi dovremo pure rismontare la scheda, però io posiziono tutto per poter fissare il vetro. E ok, allora, mostro il discorso delle RAM, tanto ci sarà da sbattere il grugno perché dovrò fare il clear CMOS, utilizzeremo un fantastico cacciavite. Thank you.
Bravo, su questo è meglio evitare prolunghe. No, Ale, che è rotto? Qui le RAM con questo tipo di configurazione, tanto gli fanno noie. Sì, lo metto a 6.000, 6.000, 6.000. AMD, esatto. L'avevo detto, ma non ci voleva un genio, eh. Ecco il friccichello che arriva. Andiamo a vedere la schermata esterna. Vediamo se mo parte. Nell'attesa che stiamo aspettando se questo bel sistema riparta, vi ricordo che siamo su YouTube, quindi in descrizione qui sotto c'è un menu a tendina che potete aprire. Trovate tutti i link dei nostri altri vari social, o se vi serve qualche preventivo, se potete consultare il listino, se volete vedere, che ne so, canali Twitch, canali YouTube personali, canali, tutto quello che c'è lo trovate qui sotto in descrizione. Quindi fate, cliccate su altro qui sotto al titolo, cioè sai, all'inizio della descrizione c'è altro, c'è un sacco di roba. Comunque alla fine siamo arrivati a 107 like. Comunque per un attimo è partito. Sai, non parte manco a 6.000. I dislike non si vedono più, Acia. Cioè, noi non li vediamo. Eccolo, sta ripartendo. No, parte. A 6.000 ci vanno. Ci mette un po', vedi, però stanno a 6.000 di frequenza. Va bene, allora andiamo a installare Windows. Vai. Grande amicitto. Che marca? Sono le Corsair, le 7200. Comunque non le prende. Cioè, le ha prese per un attimo, ha fatto salva e esci, si è frizzato Fammi indovinare, Nevia 7.2, vabbè, ma tutto. Ma ne via manca a 6.000. mai visto un AMD che si Ne prende. via manca a 6.000. Soccorsei. Non ne via a 6.000 perché l'ho messo a 6.000. È partito, lo trovo nel BIOS. Ho fatto, ah, le leggi, ok, usciamo e installiamo Windows. Si è frizzato, non è più uscito dal BIOS. Buon Bisogna weekend, grande aspettare Simone. che esce qualche BIOS più aggiornato, purtroppo. Lo so, AMD siamo ancora così. Io continuo a dire che non riesco a capire come fanno a stare in commercio oggi. Però poi dopo ci sono i Mo ci metterà 10 minuti per ripartire. Devi mettere due BIOS prima di questo, prima dei 3D. Ah, perché dici che comunque, cioè, ti mette un BIOS vecchio? Dici? Io a quello del King con queste RAM qua a 6.000 me le prendevo. Vogliamo provare? Con altro BIOS? E proviamoci. Io l'ho messo adesso a 6.000 e in realtà è partito. Perché con quello del King c'è la stessa scheda madre, sono arrivato a 6.000. Lui dice che con i BIOS prima del supporto con gli X3D andavano meglio. Prova. Famo io da flash bios, lo facciamo prima. Beh, oddio, Flash BIOS è lento a installarlo, eh.
A 4,8 parte che sì, eccolo. Cioè, mo proviamo. Domanda: io ho un Dell XPS, vorrei aumentare il RAM a 32, consigli? È quello che RAM monta di DDR4, Marco. Ma in realtà 32 giga di RAM, a meno che non devi utilizzarlo per lavoro, non è che diventa più veloce. Se ce n'hai 16 e c'hai l'SSD, già secondo me stai a posto. Valboy dice: giorni fa su un altro canale hanno letto la distinta del rappresentante di AMD Italia e pare che queste nuove CPU non digeriscono frequenze troppo alte di RAM. Non mi ricordo per quale motivo tecnico. Però scandalo facciamo solo quando è Intel, No, quando è però dico, AMD no. comunque in ogni caso, anche se lo rappresentante o il marchio o il brand. Non è una cosa normale, regà, dai. Cioè, le RAM appena uscite di questa frequenza, subito dopo si sono trovate intorno tra i 5.200 e i 5.600. I processori questi qui che sono usciti in concomitanza con le nuove schede madri, con il supporto per le RAM DDR5, di fatto da quanto, 6 mesi fa sono uscite Che i cosa? Sì, insomma, processori? pure di più. Oh. Dopo posso capire all'inizio, però devi risolvere. Non è che poi a un certo punto dici: ok, il progetto è stato fallimentare perché noi con le RAM sono andate avanti, non ci siamo riusciti a star passo con i tempi. Quando tu non riesci ad adattarti fissando con i BIOS, vuol dire che alla base hai sbagliato qualcosa. E quindi e poi dopo tu puoi pure scittere fuori con una conferenza stampa e dici: guarda, noi abbiamo, non digeri, i nostri processori non digeriscono le frequenze troppo elevate. Non è che è troppo elevate, perché fra un anno le 7200 Perché tra un po' arriviamo a 8.000, già le ci saranno. 7200 sarà come venire in negozio e chiedere: ce l'hai la RAM 2400 di DDR4? Noi diciamo: guarda, non la fanno più perché fanno i 3600. Secondo voi noi dovremmo, quindi secondo l'AD di AMD, noi dovremmo tenere in stock RAM 5600 di frequenza solo per i loro processori? Bel La sistema. causa è il moltiplicatore interno del processore che riempie i bus a 6000. Comunque non. Nonché. Taffan, testa dei pixel bruciati, non capito. Hai capito un uso, lo gancia? No, fatta M flash, invio. Riavvia. Sì, però l'unica è provare per tentativi, no? Tu, a parte no, è partita la scheda acquisizione, è rimasta bianca. L'unica è provare per tentativi, regolando frequenze, RAM, gas latency, FCLQ, VCR, SVSOC. Ok, delle parole che hai detto, penso che comunque sia, una persona su 100, una persona su 50 è in grado di fare queste prove. Ok? Che poi non è il fatto che te deve andare a video, non è detto che poi sia stabile. Queste prove che comunque sia vai a modificare valore per valore, guide su guide. Tu immagini che questo sia il tuo unico PC che c'hai a casa. Il tuo unico PC che c'hai a casa. Magari per un motivo o per un altro, ti salta la luce, se resetta il BIOS, se rifallo tutto, va. Cioè, mo sta uscendo dal flash mode. Mo che rientriamo. Di base, io credo che un produttore di qualsiasi brand, di qualsiasi tipo, di qualsiasi componente hardware, la prima cosa che deve fare è immedesimarsi nei panni di un utente tipo che può ricevere un problema similare a casa. Per carità, a casa uno poi per noia dice: senti, le lascio a stock. Se non lo fanno, le RAM devono andare per come le compro. Niente, M flash fa così. No, Ah, quel ma la scheda famoso d'acquisizione questa, eh. Questa tu la ragionamento. attacchi là, questa te parte pure. Sì, ma prima ha acquisito. Mo non acquisisce più. Vabbè. Mo' hai staccato tutto per. Non metto nella cosa, lo pago di schiocco. Ah, facciamo con la pennetta, ok. Non lo so, vabbè, senza entrare troppo. Il problema è che Intel ha magagne di altro tipo nelle ultime generazioni AMD che Intel. Sì, esattamente, però. Non
Boh, vabbè, poi sembra che uno si accanisce, quindi meglio non dire nulla. Però ti dico che dei tanti PC che montiamo non deve venire fuori una problematica del genere, raga. Cioè, non si capisce il motivo, però monti un PC che monta un AMD, ma praticamente c'hai qualche tipo di rogna stupida. Ti dico che mi dici, guarda, c'ha dei bug, quindi comunque è vulnerabile sotto attacchi hacker, generazioni e quant'altro. Io dico, generalmente, dico, c'è cioè, una cosa base, monte RAM, abilita XMP, salva, esci, ciao core, cioè così dovrebbe essere. Quale problema di RAM c'era anche con la serie 5000? Io 5000, il mio modo per renderlo stabile è stato aumentare la tensione RAM 0,1. La cosa strana è che il computer si riavviava con errore, va? Solo non faceva nulla. Sì, però te rendi conto di che cavolo te devi inventare? Ah no, ho sbagliato presa. Sarà questa. Ok, mo sta flashando il BIOS. Sì, ma non è solo un discorso scelta delle RAM, perché se mi dici che comunque al momento AMD non può supportare le RAM a 7000 di frequenza, 6800, 6400, tutte le RAM superiori ai 6000, è un errore secondo me progettuale. È un errore abbastanza elevato, perché se non lo fixi, non riesci a fixarlo con i BIOS, tu da qui a un anno tu avrai AMD che sulla carta potrà montare RAM a 6000 quando Intel monterà RAM a 8400 MHz di frequenza. Mo che uno dice, vabbè, ma sono DDR5, sono potenti, il processore è potente, sì, fino a un certo punto, dopo un po' il divario si comincerà a sentire. Se questa è una piattaforma AM5 che loro vogliono vedere durare almeno per i prossimi 5 anni, non sei partito benissimo. No, io parlo semplicemente per longevità, per cose lunghe. Poi mi viene sempre da fare un paragone con il discorso. Oh, ma non sta a fa niente. Lampeggia, fa 2 o 3 lampeggi. Sta legge, sta cercando. È un errore se il divario determina un gap di prestazioni, ma prima o poi questo divario determinerà un gap di prestazioni. Ti basta andare a vedere, per dire, dei benchmark prestazioni magari in game su RAM frequenze DDR4, RAM frequenze 2004 e RAM frequenza 3006. Guarda quanta differenza prestazionale c'è solo con quel discorso delle RAM di vecchie, eh? Ti parlo. Quindi immaginate fra un annetto, quando ci avremo magari la frequenza 8004, 8000 e spicci, AMD ormai dirà, guarda, noi abbiamo gli X3D a serie 7000. No, perché fa 2 lampeggi e si ferma. La mascherina dove sta? Voglio E che c'entra la mascherina? vedere qual è, se la presa USB flash è quella. Quindi Ah sì, è quella per forza. USB 2, sì, sarà quella sicuramente, però è la mascherina proprio. Sembra la live del Threadripper che non partiva con tutte le RAM. Qual è? Questa non è quella. Ah, ok, perfetto. Ah, è questa qua proprio. Benissimo. Ecco perché non la trovava, si spingeva. Già adesso Intel sta a 7,6 di frequenza. Sì, vabbè, magari 7,6 sono ancora un po' spinte, sono ancora un po' difficili da No, ma ci settare. sta che mi dici, mi prende le 7000 o me le manda a 6,8, a 7,2, però col prossimo BIOS se me ci va. Qui stiamo a parlare che non vai oltre i 6000, qui c'è un problema grave, eh. No, la cosa brutta, il P120 Crystal, no, Olaz, non ce l'abbiamo più. L'ho detto, meglio deve spingere Non so manco forse. se lo fanno ancora, sai, il P120. Sì, l'utente medio, tu infatti devi fare riferimento a componenti che sono per utente medio. Un utente medio il PC se lo fa sembrare da un tecnico. Sì, se lo fa sembrare da un tecnico, Paolo, ma il problema è che Il comunque, problema è che fai, questo, non lo Paolo, vendi? se ci viene richiesto un assemblato con AMD, io faccio un assemblato con AMD, se poi AMD ha dei limiti, so dei limiti di AMD, io non è che posso rifabbricare un processore.
Noi li assembliamo. Poi, se mi chiedete un parere, raga, lo sapete, se seguite il canale, lo sapete come la pensiamo. Queste cose succedono solo con AMD, perché AMD non vale una lira. Poi, se ci dobbiamo girare intorno, ci giriamo intorno, facciamo finta di niente. Vogliamo essere contro Intel? Non è che Intel è il bene e AMD è il male, semplicemente AMD per me è una compagnia che non sa lavorare, non sanno fare schede video, non sanno No, fare ma i processori. processori li sanno Cioè, fare, il una cosa che problema tu me la è il fai che supporto. cammina, ma poi mi si rompe o comunque non mi va bene già da quando viene fabbricata, o ci metto le RAM, non me ne prende la frequenza sua, o devo cercare il BIOS giusto per. È un prodotto che per me è fallimentare in partenza. La stabilità del sistema viene prima di tutto. Quello è il discorso. Cioè, la prima cosa, penso per tutti, il PC deve dare problemi. Ok, dopo ho chiarito che non dà problemi, vediamo su qual è quello che cammina di più. Il paragone qui neanche lo puoi fare. AMD perde in partenza. È un prodotto che non funziona, purtroppo, per me. Sì, infatti È un come dicevo prodotto che prima. non funziona, quindi non lo posso confrontare con nient'altro, semplicemente perché ogni volta che monti un PC AMD sembra che stai a far beta tester di qualcosa. Sì. Cioè, sembra una cosa che non è ancora uscita, cazzo, sono 8 mesi che gira. 8 mesi ci hai avuto un anno per studiare, perché te per un anno non hai progettato schede mari con M5. Ci hai avuto un anno in più. C'è avuto un anno in più, dovevi uscire con RAM a 9.000 di frequenza che prendevi solo te. Tu dovevi uscire con una scheda madre che usciva e dice ok, abbiamo i dati raccolti da quello che è stato fatto con DDR5, sappiamo la cadenza d'uscita, sappiamo le frequenze a quale sono arrivate, sappiamo come lavorano bene, tu non puoi sbagliare il bus del processore che fulla 6000, non c'ha senso. Tanto sta flashando, ora non Sì, lo vedete, ma. stiamo facendo dalla chiavetta perché non entrava più in MFlash, entrava e diventava bianco. Ormai dovrebbe essere una cosa oggettiva di raccolta dati, invece ogni campana suona diversa. In che senso? Perché poi è normale che ognuno si fa la propria idea, ma questo su tutto. È curioso perché se senti i vostri colleghi di su invece spingono tanto AMD e non lamentano problemi su queste macchine da 4-5K. Sì. Noi non è che abbiamo fatto qualcosa di particolare. Se io prendo dei componenti e sono per la fattispecie 7 pezzi, 7, non so, sono 1000, li assembli insieme anche su un tavolino, prendi e accendi, deve funzionare, deve funzionare, deve funzionare. Poi lasciamo perdere che uno si affida a un esperto perché dice mi cabla i cavi meglio, sa in caso di una mini problematica o come o qua l'adattatore o come fare, perché quello è normale, ogni scheda madre magari c'ha. Allora, sulla scheda, sì, c'è scritto pure sulla scatola 6600 MHz più OC. Il problema è che bisogna vedere con quale processore le supporta. Magari col 79 no. Con quale chip di RAM lo supporta? Normale che ognuno tira l'acqua al mulino suo, certo. Noi siamo abbastanza schietti e oggettivi, Sì, ma sono anche 6000 quelle, Fabio, però attenzione. perché. E noi diciamo quello che vediamo, ragazzi, poi ci facciamo la nostra idea. Ma voi, se voi compraste un Dyson, un aspirapolvere che costa 1000 euro, lo accendete, dopo 3 giorni a batteria, ok, poi chiami il supporto tecnico, te lo cambiano e quindi torna a funzionare, però non funziona per un'ora ma funziona per 45 minuti. Se io vengo da te e parliamo di questo discorso del Dyson, cosa mi diresti? Guarda, bello, del design, comodo, leggero, maneggevole, però non vale un cazzo. Questa è la risposta, ragazzi. Questa è la risposta. Poi, magari in altre parti d'Italia non si dice, non si usa il termine non vale un cazzo. Si dice, magari, che ne so, non lo rifarei, non ci spenderesti i soldi. È una bega, è una truffa. Vabbè, ma lo stesso discorso possiamo buttarlo sulle schede video, eh? Schede che fanno artefatti su determinati giochi in base al driver. Sì. Cioè. Però ti dico, no, no, questo era per dire il discorso della percezione. Noi siamo abbastanza schietti perché sostanzialmente da quando facciamo questo lavoro e da quando abbiamo il canale dei social, ce ne siamo sempre un po' fregati del fare bella figura perché dobbiamo rappresentare l'informatica a 360 gradi, quindi siamo tutti belli, noi siamo nel paese dei balocchi, c'è il bianconiglio, le cose. Ragazzi, la Perché verità è questa, bianconiglio che me lo indichi a me? perché no, mica a te, lì, perché
La verità è questa: noi lavoriamo e siamo persone, siamo utenti medi come tu, come molti di voi, che possono girare in MediaWorld, Euronics, guardare un prodotto in TV, Miracle Blade, ok, farsi un'idea se quei coltelli sono buoni o meno. Siamo come voi. L'unica cosa è che noi maneggiamo questi componenti, quindi quello che vi riportiamo è la realtà dei fatti. Noi prendiamo dei componenti che poi magari messi insieme valgono 3, Come si 4, assemblano tra 5, di loro. come. Quindi comunque sia, una volta che messi insieme, io mi metto nei panni di chi sta dall'altra parte. Li Oh, monto l'Arse insieme. Brandy Dark Cave di Hitech. Bello. Io mi metto dall'altra parte, lo monto, lo accendo, c'ho problemi. Siccome ho montato pure l'Intel, ti dico, cazzo, Intel non lo fa. Non so pagato da Intel. E non voglio neanche buttare fango su un altro No, anche brand. perché Ti dico la mettetevi nei verità. panni nostri. Questo è un PC che adesso stava già dentro la scatola. Io noi stavo, 6:15 e mezza, stavo ancora live. Io devo montare 28 computer e questo non E parte. attenzione, dammi la cam. Sta qua. Aspetta Non è che diciamo 28 per dire un numero a che. caso. Sono proprio. Guarda. Sono 28 Aspetta che davvero. li tolgo. Sono Questi sono 28. tutti uguali. Sono 20, 26. Vabbè, in questo momento, computer da fare, cioè montare processore, installarci il sistema operativo, cioè c'è da lavorare qua. E stiamo a venerdì pomeriggio. Sono 2:30 che stiamo a fare sto Proviamo, PC. E arriviamo tutta la trafila. guarda, vai tu questo. Tieni. Salvesci. No, che hai messo XMP? Fammici provare. No, allora Non le perché prende, non fai? le prenderà mai. Fammici provare. Comunque, vabbè, questo. Ma voi almeno siete sinceri, ma altri elogiano troppo AMD. Ma per carità di Dio, oh, io ti dico pure, è capace Tanto se non pure le elogi viene additato come Intel fanboy. che. No, ma vuole essere pure che magari i PC che fanno non gli abbinano l'XMP, escono dalla casa, vanno perfetti. Però se è andato di fatto, se non vanno a 7000 di frequenza. È uscito ieri un mezzo rumore che Nvidia pare intenzionata ad abbandonare il mercato GPU per dedicarsi all'IA. Secondo me è un Speriamo po'. di no, sennò siamo rovinati. Siamo rovinati. Se Nvidia si ritira dal discorso delle schede grafiche, c'hai un calo che è come tornare indietro di 3 anni. Per poi cercare di progredire con molte difficoltà. Molte, moltissime difficoltà. Ma è quadro il case o sbaglio quello di Hitech? Il Dark Cave sì, è più quadrato. Assomiglia all'Lion Lee. È un rifacimento all'Lion Che poi è come il P120 Crystal. Lee. No, il 120 Crystal era. Sì, più o meno similare. P120 Crystal si rifà all'O11. Sì. Il vostro discorso è corretto, ma come dice Acia, se l'utente sceglie componenti sbagliate non è colpa di AMD. Ma non vuol dire l'utente sceglie componenti sbagliati, Ma ragazzi. quali sono questi componenti sbagliati, Paolo? Se io ad oggi ti dico scheda madre che può montare fisicamente un processore AMD, quindi scheda madre socket AM5. Ok, che RAM monta la scheda madre socket AM5? DDR5. Perfetto, come DDR5 è un tipo di attacco. Ok, poi sì, ci stanno le certificazioni, ci sono le frequenze consigliate, ci sono un sacco di cose. Mo, tralasciando questo, che uno può anche non prendere le RAM tanto non lo prendiamo, capito? Che uno può non prendere le RAM a 7000. Ok? Quando diciamo, vabbè, può supportare RAM a 6000, nella speranza che i BIOS futuri possano comunque sia Ma te svelo un sbloccare la segreto, non cosa. esistono RAM 7.2 certificate per AMD. Fate due domande, non esistono perché non ci possono essere. Tu devi montare delle RAM certificate AMD, Quindi devono secondo loro essere. io dovrei comprare RAM 5, 6 o 6.000 solo per quando fai PC AMD perché è una colpa delle RAM che sono di frequenza troppo alta rispetto al Che sono processore. andate avanti, capito? Tu dici. Non potete immaginare schede GPU AMD abbiamo riballato in un negozio. Ribollato in un negozio. Ok, Apple, PC, altri che montavano. Mai riballato Nvidia, lol. È vero, No, vabbè, non Emanuele. vuol dire che Ma. pure Nvidia Sì, però ti crediamo. Poi, su vabbè. alcune Se serie. dici. Andiamoci un po'. Se dici Apple PC, ci sta che sono quelle integrate magari nell'iMac, queste qua. Allora, vabbè, se AMD non c'entra, ma scelta personale, però AMD fa cose strane. Mi dai raggiungibile il vostro sito? Strano, Olaz. Vai su OC, metti a 6000, proviamo prima a 6000 l'ha prese, però ma poi dopo si è tipo frizzato. Se noi proviamo dopo, arriviamo a mettere 5-8. Non ci sono componenti sbagliati perché sul sito della scheda madre ci sono tutte le RAM. Con frequenza e marca che quella scheda può supportare anche il processore. Perfetto, quindi se tu monti quelle cose lì le devi prendere. Poi che tu mi dici, guarda, momentaneamente abbiamo un problema con frequenze elevate, le posso supportare massimo a 6000, per me ci sta, io monto una RAM da 7,2 perché torno a cercare una RAM che è uscita dal mercato? La RAM 5 e 6, ragazzi, adesso ancora ne trovi perché sono rimanenze del magazzino, fra un po' spariranno, non ne trovi più. Quindi
Quindi tu le fai in PC, il processore dell'ultima generazione 7.9X. Sì, ma pure la 6000 è una RAM, ormai comincia a essere data. Ormai il negozio comincia a tenere RAM dai veramente dai 6004 in su. Cioè, non le tieni le RAM più vecchie. Le tieni se sono rimanenze in magazzino, anche perché i prezzi poi continuano a scendere, si assottigliano. Quindi dopo tu c'hai una RAM a 5.6 che costa magari in kit 178 euro. A 191 magari prendi 32 e 7200 di frequenza. Simo, chiudiamo. Ragazzi, in qualche modo non so come, abituando il game boost dal BIOS, la scheda madre è morta, ha fatto 2000 prove, ma è nato ovviamente col processore AMD. Oddio, molto strana questa cosa, devi provare a resettare il BIOS, Mass Company. A questo punto ti fai un sistema intero con Intel con DDR4. No, Intel lo fa pure bello bello con DDR5, che funziona bene. Poi che ci abbia altri problemi, ok, però su questo... Quasi arrivato te? In realtà prima io ero rientrato nel BIOS per vedere se mi prendeva, però sembra che l'ha presa perché sta a lavorare. Ma te lo dico, io con questo BIOS qua su DC del King le ho messa a 6000 e lasciamoci questo, così vanno a 6000, tanto se più di 6000 ampia. No, no, l'importante è che ci vada. Se con l'aggiornamento del BIOS in futuro se svegliano, magari si riescono a mettere a me frequenza un po'. Grazie più. Ludo, veramente grazie per la bella dritta. Comunque vabbè, più che altro perché allora la prova di downgradare, ti dico la verità, l'avrei fatta perché ho assemblato, certo, un PC uguale che so che con quella frequenza a me ce va, però ci avrei messo una vita per trovare il BIOS giusto, tu mi hai detto direttamente, quindi ci hai fatto risparmiare. Comunque vabbè, fatto sta che sono le 5:20, vabbè, chiuderemo la live perché va bene, però abbiamo fatto, siamo andati poi il discorso riguardo la frequenza, e dici le prendo a 6000, chiariamo pure questa cosa qua, comprare RAM a 6000 oggi quando con 30-40 euro in più le compri a 7.2. Io personalmente come negozio le dico, te le metto a 7.2, se sei fortunato che esce un aggiornamento BIOS per le RAM di frequenza più alta, almeno già te le trovi. Cioè, mi sembra pure riduttivo vendere una frequenza bassa per più evitare che altro che... sarebbe bella avere la certezza che dici, senti, io te le monto a 7.2, tanto per adesso quelli lì arrivano a 6.000, però a 6.000 te ce va. Cioè, certo, se tu aggiornavi il BIOS a casa e montavi, non partiva. Cioè, vabbè, il problema. Con AMD può succedere che aggiorni il BIOS e te va peggio di prima. Vabbè ragazzi, poi noi lo sapete, vi diciamo le cose come stanno, almeno quelle che notiamo noi. Belle e brutte, così come qualcuno arriva. Magari si scontenterà di questa cosa, perché magari pensate che noi siamo dalla parte dell'interno. Però almeno nessuno può dire che sono cose inventate, fatte, cortate e cuci, perché noi facciamo le live, quindi quello che succede è quello che vedete in noi live. Noi siamo dalla parte delle cose che non si rompono, che non ci danno noie, non ci danno rogne, e quindi comunque non abbiamo manco menzionato l'altra parte, abbiamo soltanto detto i problemi che ci ha dato questo computer. Vabbè. Comunque vabbè ragazzuoli, noi ce ne andiamo. Vabbè, noi ce ne andiamo, che comunque sia, si è fatto tardi, dobbiamo continuare a lavorare. Vi ricordo che qui sotto in descrizione del menu a tendina, se ci cliccate, trovate tutti i link a il sito, preventivi, listino, tutto quello che potete trovare, link ai canali YouTube personali, link ai canali del Twitch del negozio e Twitch personali. Stasera sul Twitch di Fabio Forza Horizon, tutti insieme con la community, esatto. Classe S2, 4 gare ragazzi. Quindi, detto tutto, basta, ci troviamo martedì prossimo per chi ci segue qui dal laboratorio, sempre live qui su EasyPix, che è l'ultima live prima del Romix. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Grazie, ciao ciao. La live di venerdì prossimo, vi preannuncio che ci sarà, ma la faremo, no, non è vero, la faremo sabato, non venerdì. Perché era... La faremo sabato, ve la farò sabato da Romix direttamente. Esatto. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Thank you.